popolare sia allora, buonasera a tutti. I tempi che abbiamo questa sera sono abbastanza, dovrebbero essere, spero, abbastanza precisi. E io devo ringraziare in primo luogo tutti i relatori, tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa su un tema molto particolare, anche di estrema attualità, in particolare per la sentenza della Corte Costituzionale che probabilmente sarà emessa nel settembre prossimo, oppure in attesa di un provvedimento legislativo che probabilmente non ci sarà prima di settembre prossimo. In particolare devo ringraziare, ma lo farò meglio successivamente, la professoressa Risicato dell'Università di Messina, che si è occupata da sempre di questo tema e che oggi ci farà ascoltare le sue idee sul cosiddetto fine vita. Questo incontro nasce quasi occasionalmente da un colloquio con la collega Lanzillotta, che mi ha parlato di un libro che sarà oggetto anche di presentazione questa sera, appunto La mia morte, il titolo, su un tema che del resto, un romanzo, questo libro, su un tema che però è di strettissimo interesse per la filosofia, per il diritto, in particolare per il diritto penale. Quindi abbiamo deciso di organizzare nell'ambito del corso, facendo partecipare gli studenti di giurisprudenza, al corso di diritto penale, ma avendo anche ovviamente ad altri studenti, ad alcuni tirocinanti degli istituti penitenziari. Una lezione magistrale su questo tema, appunto da parte della professoressa Risicato, e poi alcuni interventi che da diversi punti di vista del diritto canonico, diciamo quello più strettamente medico, così come il rapporto tra diritto e letteratura su questo tema, perché questo romanzo in qualche modo fa da sfondo tutto quello che diremo in questa serata. Io passerei subito la parola per i saluti al direttore del Dipartimento che ci ospita, che è ovviamente uno degli organizzatori che ha dato un patrocinio a questa iniziativa, per questo ovviamente non posso che ringraziarlo, del resto è il mio dipartimento, quello cui appartengo, il professore Roberto Guarasci. Grazie. Grazie al professore Caterini, al di là dei saluti di rito e istituzionali, in quanto direttore del Dipartimento di Afferenza, del collega e anche del Dipartimento che organizza, il tema del quale, nei confronti del quale non ho, diciamo, competenze specifiche per motivi disciplinari, è stata l'occasione per un viaggio a ritroso in cose fatte, a volte mi viene a dire una vita fa, cioè negli anni 90 ero appena ritornato in questa sede universitaria da un periodo fatto in un'altra sede, mi occupai di una riedizione di alcuni documenti, per chi non lo sapesse mi occupo di archivi, di documenti, in particolare documenti digitali, di una cosa abbastanza singolare che non so quanti conoscono. Era un procedimento fatto negli anni 50, un procedimento penale 52 a Nuoro, nei confronti di una presunta, quella che viene chiamata femmina cavadora, cioè una donna che dava morte, e c'era questo, diciamo, processo totalmente indiziario perché non c'erano prove reali, del quale mi era stata chiesta un'edizione delle fonti per cercare di capire l'autenticità di alcuni documenti o meno. E la cosa che mi colpì molto, che poi ho rivisto oggi alla luce anche di un dibattito un po' più avanti da un punto di vista culturale e concettuale, era che questa presunta donna che dava la morte, nel rituale che era stato illustrato da più di un testimone, dava la consolazione e la morte, quindi quasi dava una scelta tra un come morire e un quando morire, che era un tema estremamente interessante, che poi era anche la linea della difesa, che affermava che questa signora non dava la morte, ma era semplicemente un momento di consolazione del morente, e che il martello, che poi era un oggetto che serviva a dare il presunto colpo di grazia, veniva solo messo sotto il cuscino come simbolo quasi apotropaico di consolazione. Questo secondo me è il discorso tra il come e il quando, quindi se c'è una responsabilità o se ci deve essere una scelta tra il quando e il come, quindi tutto ciò che riguarda il come, le cure palliative, l'accompagnamento alla morte senza dolore, o il quando, scegliere quando e sgravare lo Stato, una serie di responsabilità, secondo me è un tema che da quella data ad oggi non è cambiato molto, per cui ritengo che la riflessione che viene fatta oggi sia estremamente importante anche in una prospettiva diacronica, non necessariamente di sola attualità, ma vedere come questa evoluzione del concetto della morte e della buona morte si è evoluta nel corso degli anni e come siamo arrivati all'attuale elaborazione. Quindi io vi auguro buon lavoro, mi scuso per non poter partecipare perché ho un altro impegno in carenza e ripasso la parola al professor Caterini. Grazie. Allora, io in linea introduttiva non potrò che delineare alcune coordinate molto ampie, molto generali del tema, di come questo tema si inquadra, diciamo, nella teoria del diritto, nella filosofia del diritto penale in qualche modo, ovviamente lasciando alla professoressa Risicato il compito di analizzare i risvolti più squisitamente penalistici e non solo, anche di diritto costituzionale, del tema dell'eutanasia, del fine vita. In effetti il tema è quello che in qualche modo risponde alla domanda se la vita sia un diritto o una sorta di dovere, cioè se il vivere sia un diritto di ognuno di noi oppure possa essere in qualche modo addirittura considerato, come forse in passato lo era, oggi spero di meno, una sorta di dovere, di obbligo da parte di ogni individuo, da parte di ogni cittadino, da parte di ogni persona. Il contesto in cui questo tema si inquadra è certamente, secondo me, quello del paternalismo giuridico. Che cosa si intende per il paternalismo? E cioè quando lo Stato utilizza la forza, la minaccia della forza, quindi in sostanza la sanzione penale, la minaccia della sanzione penale contro la volontà dell'individuo adulto che ha compiuto delle scelte libere e razionali per tutelare un interesse che viene qualificato stesso dallo Stato come un interesse, come il bene dell'individuo. Ci sono diverse forme di paternalismo, il paternalismo diretto, il paternalismo indiretto, ma questo non può essere oggetto di analisi in questa sede. Il fondamento del dovere, se così vogliamo dire, di vivere, facendo una sorta di ricostruzione storica, andando indietro nei secoli, nel passato, può essere inquadrato in qualche modo o in dogmi religiosi, quando in sostanza si inquadra, si vede un'unica verità, quindi un'unica verità che distingue il male dal bene, e quindi non è data la possibilità al singolo individuo di sapere o di scegliere quale sia il suo bene o quale sia il suo male, quindi una verità assoluta. Oppure più tardi nel cosiddetto perfezionismo morale o moralismo giuridico, cioè quando lo Stato tenta di orientare e di persuadere anche con la forza verso un'eccellenza morale. E quindi in questo contesto teorico sono vietate tutte quelle azioni, comprese quelle di darsi la morte, pure se dannose solo verso se stessi, considerate moralmente riprovevoli, quindi da una certa visione morale moraleggiante. Oppure una visione, un altro possibile fondamento del paternalismo giuridico che legittima scelte contrarie a all'eutanasia in sostanza, potrebbe essere quello di un utilitarismo però di natura collettivistica, di natura olistica, cioè considerare l'individuo come parte essenziale, come un tassello essenziale della collettività, della società, e nel momento in cui questo individuo allaccia rapporti con altri soggetti, con altri individui, questi rapporti non possono essere decisi, non possono essere spezzati, perché senza, diciamo, arrecare un danno agli altri. E per esempio in questo libro, che poi sarà presentato più compiutamente, l'autore fa spesso riferimento al sentimento che nutre nei confronti della figlia, soprattutto il sentimento che la figlia nutre nei confronti del padre è una delle possibili regole verso questa scelta esiziale, proprio quella di interrompere il rapporto con la figlia, questo rapporto affettivo, perché in questo modo provocherà non solo un danno a se stesso, però potrebbe provocare anche un danno affettivo nei sentimenti della figlia. Quindi credo che però questa prospettiva appunto del cosiddetto utilitarismo olistico sia profondamente pericolosa, e tanto è vero che è stata parecchie volte utilizzata per legittimare scelte paternalistiche di stati autoritari, se non proprio totalitari. Cioè individuare un possibile bene, un possibile interesse della collettività che in qualche modo viene sempre leso da scelte che per altri versi possono essere considerate esclusivamente a danno di se stessi, potrebbe legittimare, mi viene in mente una legge del 1984 approvata dall'allora regime comunista della Romania, dove sotto, diciamo, l'apparenza o la semplice affermazione che si trattava di una legge volta a diciamo, disciplinare la corretta alimentazione dei cittadini, si è praticato in sostanza un razionamento del cibo in quindi pochi centinaia di grammi di farina al mese, poche centinaia di grammi di zucchero al mese, qualche uova, e questo aveva l'obiettivo affermato di appunto disciplinare in qualche modo una corretta alimentazione da parte dei cittadini. In effetti le ragioni erano altre, però se noi legittimiamo scelte da parte del legislatore di questa natura, potremmo arrivare anche a legittimare, a giustificare per esempio delle sanzioni, non necessariamente penali, comunque delle sanzioni per quanto riguarda l'uso, non so, o l'assunzione di determinate sostanze, per esempio le sostanze alcoliche. Ovviamente si apre il discorso verso l'uso delle sostanze stupefacenti, che il nostro sistema riceve un apparato sanzionatorio anche di natura penale, per non parlare anche delle scelte alimentari. Se noi facciamo se noi poniamo mente al fatto che la maggior parte della spesa sanitaria è dovuta a malattie che sono collegate o alla cattiva alimentazione o all'uso del tabacco, allora se accettiamo una prospettiva di questa natura dovremmo arrivare anche a giustificare per esempio la sanzione, una sanzione per quanto riguarda l'uso del tabacco oppure anche l'uso di bevande alcoliche, per esempio. Naturalmente sto facendo degli esempi paradossali, ma per inquadrare il problema, perché comunque determinate scelte individuali hanno sì una ricaduta anche sulla collettività, per esempio dal punto di vista delle finanze pubbliche, però questo semplice fatto bisogna capire fino a che punto può limitare addirittura con la sanzione penale le scelte in qualche modo considerabili semplicemente autolesive. Il problema è quindi capire, e questo ce lo dirà ora probabilmente la professoressa Risicato, anche la compatibilità dell'attuale disciplina penalistica in tema di fine vita con i principi della nostra Carta Costituzionale. Noi abbiamo una Carta Costituzionale che è sì di natura letterale, ma non strettamente letterale, ha un'apertura ovviamente verso un solidarismo, però certamente garantita la libertà morale, la libertà delle cure, la laicità dello Stato, la libertà di manifestazione del pensiero, e non vi sono scelte che possono essere delle verità assolute, ma c'è una sorta di meta principio che è quello del pluralismo culturale. Per concludere, in sostanza bisognerebbe capire se il cosiddetto proprio bene o il proprio male risponda o abbia una natura di natura assoluta, di natura soggettiva, oppure siano scelte di natura relativa, nel senso che quello che può per un individuo essere considerato il proprio bene, per altri invece non lo è, e viceversa. Io sono chiaramente per una idea volta ad affermare una libertà, anche una ampia libertà, anche delle scelte di fine vita, una libertà che però deve essere in qualche modo conforme, compatibile con un corretto accertamento, anche magari procedimentalizzato, della piena consapevolezza e libertà e autenticità e non vulnerabilità delle scelte di fine vita o anche di tutte le altre scelte che in qualche modo per alcuno possono essere considerate autolesive. E in questo senso si stanno orientando molte legislazioni europee, non solo, come quella olandese per esempio, dove appunto si tende ad ammettere forme di eutanasia attraverso un procedimento volto ad un accertamento abbastanza tassativo, abbastanza preciso della bontà, della pienezza, della consapevolezza, del fatto che non sia viziato in qualche modo questo consenso, questa volontà, da una certa vulnerabilità cognitiva. Quindi questo credo sia il trend di tendenza delle legislazioni più moderne, e spero che possa essere anche quello della nostra legislazione. Io per il momento terminerei qui e lascerei velocemente la parola alla professoressa Risicato, alla quale va di nuovo il mio ringraziamento per aver accettato questo invito. Grazie. Sono io piuttosto a dover ringraziare il professor Caterini per avermi voluta qui oggi e per questa occasione così particolare, perché oggi parliamo delle scelte di fine vita e della liceità anche penale delle scelte di fine vita, partendo da un libro che rappresenta una testimonianza acuminata di un uomo di fronte alla sua malattia. Un libro che poi, come ha evidenziato in alcuni passaggi della sua introduzione il professor Caterini, parla di vita molto più di quanto non parli di morte. E credo che non ci sia modo più appropriato per introdurre il tema che dare lettura di un passaggio di questo libro. Quello che ho capito è che il diritto di morire e come morire è centrale centrale della nostra civiltà. Morire è una cosa grossa, si perde tutto quello che si ha e tutto quello che si spera di avere. E questo è il punto, quando hai perso tutto non hai più nulla da perdere, quindi sei libero. La libertà di morire rende libera la vita. Se sei malato hai bisogno, se hai bisogno credi i potenti del cielo e della terra. Se tu avessi l'alternativa di alzarti e prendere la via della libertà, loro rimarrebbero senza nulla in mano per rigattarti. Se non hai paura di morire sei libero e questa libertà a loro fa paura. Oggi noi siamo prigionieri, la sofferenza ci imprigiona e non si ha la chiave per uscirne. Possiamo solo arrabbiarci, io sono molto arrabbiato, come una tigre in gabbia. Sono ingabbiato nel mio corpo dalla malattia. Loro, i potenti, i signori della terra e del cielo, hanno in mano la chiave per aprire la tua gabbia. E invece se ne stanno beati di là dalle spalle a guardarti soffrire. Quando tu chiedi loro di liberarti per sempre dalla sofferenza, ti guardano e dicono mi spiace, devi soffrire fino all'ultimo. Naturalmente pregheremo per te. Peggio è quando invocano la libertà di coscienza. Io non posso essere d'accordo, la mia coscienza me lo vieta e la libertà di coscienza è sacra. La perversione di concetti così importanti dovrebbe essere punita con pene superiori allo stupro. Un passaggio particolarmente efficace per parlare della crisi del canone di laicità del nostro paese, evidenziato dalla tentazione del ritorno al paternalismo giuridico, e della portata fondamentale per approfondire il tema che ci interessa, del principio di autodeterminazione responsabile come sancito dall'articolo 32, secondo comma, della Costituzione. Ecco, la tutela dell'autodeterminazione responsabile è oggi, a mio avviso, espressione asimmetrica di una crisi ontologica del principio di laicità in Italia. La legge sul testamento biologico finisce col coesistere forzosamente con la trama normativa del nostro quasi novantenne codice penale. Una trama normativa che, come in qualche modo e in larga misura anticipato dalla stessa Corte Costituzionale con l'ordinanza 207 del 2018, è inadeguata a recepire nuove esigenze di protezione della persona. Si è creata inevitabilmente una discrasia tra i contenuti delle direttive anticipate di trattamento e la situazione di chi, malato gravemente ma cosciente, non è più in grado di decidere autonomamente il se e il come di una vita divenuta pura sofferenza. Dobbiamo chiarire preliminarmente se la portata del principio di autodeterminazione responsabile includa solo il diritto di essere lasciati morire, nelle forme previste oggi dalla legge 219 del 2017, o non piuttosto quello di essere aiutati a morire. In un quadro clinico ben inteso in cui per il paziente autoresponsabile le cure siano palesemente inefficaci, crudelmente dolorose e comunque sempre inadeguate. Il dato più pregnante dell'articolo 32, secondo comma della Costituzione, in realtà può essere colto in una prospettiva che era già stata messa in evidenza qualche decennio fa, una prospettiva ben diversa dalla definitiva legittimazione di un diritto al suicidio. Il principio è quello della incoercibilità del vivere ed è molto diverso, principio dedotto a suo tempo dalla Cassazione nella materia parallela dello sciopero della fame dei detenuti. Il principio della incoercibilità del vivere impone il diritto di lasciare che sia il malato a essere, e il malato non vulnerabile dal punto di vista cognitivo, a decidere del destino della sua malattia. A lui solo spetta la scelta se combattere ostinatamente la patologia fino all'ultimo istante di vita o se arrendersi in un quadro clinico che non consenta alcuna possibilità di remissione. In questo profilo, in base all'ordinanza 207 del 2018 della Corte Costituzionale, di cui parleremo tra non molto, è meritevole di tutela. Può diventare uno dei cardini del futuro assetto legislativo, che in verità non è nitivissimo, ecco, della normazione penale sull'aiuto al suicidio. Certo, sono passati diversi mesi dalla promulgazione di questa ordinanza. C'è un dato che comincia a essere significativo, che è l'assoluta inerzia del legislatore storico, a cui la Corte aveva ceduto il passo per ipotizzare una soluzione normativa che non dovesse sfociare necessariamente nella illegittimità costituzionale, anche solo parziale, dell'articolo 580. C'è un muro di silenzio e non ci dobbiamo stupire più di tanto, perché in questi tempi la diversa maggioranza politica che contraddistingue le Camere minaccia di rimettere mano, addirittura in senso peggiorativo, alla legge sul testamento biologico. È un tormentone infinito di laicità bipolare che neanche la Corte Costituzionale è riuscita ad arginare. Ma prima di tornare con un andamento ciclico alla ordinanza 207 del 2018 della Corte Costituzionale, è il caso di enucleare i vari problemi che si pongono in questa materia. E per evitare di annoiare il uditorio, che è composto in buona parte da giovani, ecco, enucleerei le problematiche attraverso casi giurisprudenziali che hanno segnato la storia di questo argomento. Le vicende famosissime sono quelle Welby, Englaro e DJ Fabo, che si prestano agevolmente a riassumere i differenti problemi penalistici storicamente legati alla sofferta affermazione di un diritto di morire che sia libero dai retaggi storici, ideologici che la parola eutanasia porta inevitabilmente con sé. Diamo per scontato infatti che l'unica eutanasia compatibile con un diritto laico di morire sia quella pietosa, sia quella chiesta da un malato autoresponsabile, perché il concetto di eutanasia a livello storico porta con sé retaggi che probabilmente influenzano anche le opinioni dominanti sull'argomento. Prima di passare alla illustrazione delle tre vicende dotate ciascuno di elementi di peculiarità, una riflessione preliminare. Il realizzarsi della morte può rientrare nei corretti termini del rapporto tra medico e paziente alla stregua dell'articolo 32 secondo comma? Questo è un punto cruciale nella letteratura penalistica. Ci sono studiosi che ritengono che il realizzarsi della morte sia ontologicamente estraneo alla dimensione medico e paziente, ma in questo risentiamo moltissimo del paternalismo giuridico di cui parlava proprio il professor Caterini. Interpretando in prospettiva laica il principio di autodeterminazione responsabile, dobbiamo necessariamente giungere a una conclusione diversa. Certo, l'espressione realizzarsi della morte fa paura e non è priva di ambiguità. A rigore potrebbe essere anche intesa nel senso che il rapporto tra chi cura e chi è curato possa degenerare in una relazione tra uncino e vittima, e questa sarebbe una conclusione assolutamente inaccettabile già a livello strettamente penalistico. In tutt'altro senso, però, il realizzarsi della morte, come vedremo benissimo nel caso Welby, può rientrare a pieno titolo nell'ambito di un rapporto tra medico e paziente. Qualora si intenda il verificarsi della morte come passaggio finale comunque inevitabile di una malattia incurabile, una malattia che si è giunta al suo stadio terminale. In questo caso, compito del medico è quello di tutelare fino alla fine la qualità della vita del suo paziente. La morte, in questa prospettiva, non è interpretabile come evento costitutivo di reato, evento lesivo, ma come esito della malattia, esattamente come per altri versi può esserlo la guarigione. In un caso del genere il compito del medico è certamente quello di difendere il paziente dalle sofferenze evitabili, ma non certamente anche quello di difendere il paziente da se stesso, ove questi liberamente e autoresponsabilmente dovesse ritenere intollerabile il livello di sofferenza a cui è giunta. La cura dei malati incurabili, sotto questo punto di vista, assume connotazioni complesse anche dal punto di vista psicologico, perché è indispensabile assicurare al paziente tanto il rispetto della sua volontà di vivere ostinatamente fino all'ultimo, quanto quello di interromperla, o di interrompere quantomeno le terapie di sostegno per accelerare il decorso finale della malattia. Paradigmatica della tematica del diritto di morire dei malati terminali autoresponsabili è la vicenda Welby. Riassumo ad uso dei numerosi studenti presenti in quest'aula. Pier Giorgio Welby, malato di distrofia muscolare progressiva dall'età di 18 anni, prima perde l'uso delle gambe e poi comincia a soffrire di disturbi respiratori di portata sempre più grave. Nel luglio del 97 entra in coma. Esprime in precedenza, invano, la volontà di non essere rianimato né sottoposto a trattamenti invasivi. E tuttavia, dopo essere entrato in coma, viene tracheotomizzato e rianimato forzosamente contro la sua volontà. Da quel momento è costretto a respirare con l'ausilio di un respiratore polmonare e diventa incapace di muoversi, di mangiare, viene nutrito artificialmente con sondino nasogastrico e non può più parlare, si esprime con l'ausilio di un software telematico. La vicenda diventa di rilievo nazionale perché nel settembre del 2006 Welby invia una drammatica lettera al Presidente della Repubblica chiedendo di poter morire. Assistito in casa da due medici curanti, chiede il distacco del respiratore polmonare, del ventilatore polmonare previa sedazione totale. Uno dei medici rifiuta e a questo punto Welby si rivolge ai giudici. Ecco, gli avvocati di Welby propongono davanti al giudice civile un ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile che sia finalizzato a ottenere il riconoscimento del diritto del ricorrente di interrompere la terapia di sostegno respiratorio. Nel dicembre del 2006 il giudice designato dal Tribunale di Roma rigetta la richiesta con l'argomentazione sconfortante secondo cui l'articolo 32 secondo comma della Costituzione ha solo una portata programmatica e non immediatamente precettiva, per cui bisognerebbe di ulteriori strumenti normativi per poter trovare efficacemente attuazione. L'ordinamento positivo non appresterebbe concreti strumenti per dare attuazione a questi diritti fondamentali. Bene, possiamo riprendere. Allora, prima che l'antifurto suoni nuovamente, forse è il caso di provare a concludere la vicenda Welby. Dopo l'inutile ricorso al Tribunale Civile, Welby non si arrende e il 20 dicembre del 2006, pochi giorni dopo l'ordinanza, incarica un altro sanitario di interrompere previa sedazione totale la ventilazione polmonare. Il dottor Mario Riccio finalmente accetta e così Welby muore al termine di un calvario che dura più di 9 anni. La curia romana gli nega i funerali religiosi, ma a Riccio per altri versi va anche peggio perché finisce sotto processo, viene immediatamente indagato per aver commesso in via naturalisticamente attiva il delitto di omicidio del consenziente di cui è l'articolo 579 del codice penale. Il 23 luglio del 2007 però il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato che viene prosciolto dall'accusa di omicidio del consenziente. La sentenza di proscioglimento si fonda su un'interpretazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che li riconosce finalmente efficace e immediatamente precettiva. Viene esclusa ogni responsabilità in capo all'imputato, integrando l'articolo 32, secondo comma, della Costituzione con le situazioni scriminanti a vario titolo previste dall'articolo 51 del Codice Penale. Grazie all'articolo 32, secondo comma, si può invocare sia l'adempimento del dovere sanitario da parte del medico, sia l'esercizio del diritto da parte del paziente di rifiutare le cure. Qualcuno, dopo il caso Welby, ha detto che il diritto di morire dei pazienti autoresponsabili è già desumibile de iure condito senza ulteriori interventi normativi. Una situazione molto diversa, risolta solo nel 2017 dalla normativa sulle direttive anticipate di trattamento, è quella esemplificata dalla vicenda di Eluana Englaro. A causa di un incidente stradale verificatosi il 18 gennaio del 1992, Eluana Englaro riporta un gravissimo trauma encefalico e spinale. Viene sottoposta a oltranza terapia di rianimazione ed entra in uno stato vegetativo prima persistente, cioè tecnicamente reversibile, poi permanente, clinicamente irreversibile, stato che peraltro si protrae per un lasso di tempo eccezionalmente lungo, perché termina solo il 9 febbraio del 2009, pensate dal 92 al 2009, e solo a seguito della sospensione tormentosa di alimentazione e idratazione artificiali con sondino nasogastrico attuata presso la clinica La Quiete di Udine. Anche qui abbiamo una lettera al Presidente della Repubblica scritta dai genitori della ragazza per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento. E anche in questo caso fino al 2007 si era creato un impasse giuridico. Più volte infatti il padre dell'Englaro, in qualità di tutore, aveva chiesto di essere autorizzato a interrompere le terapie di alimentazione e idratazione artificiale che tenevano biologicamente in vita Eluana. E il Tribunale di Lecco, la Corte di Appello di Milano, più volte rigettano l'istanza affermando l'impossibilità per il tutore di compiere o richiedere atti incompatibili con la preservazione della vita dell'interdetta, perché si perderebbe in materia di diritti personalissimi, l'indisponibilità del benevita e l'assenza, quella sì drammatica, di una normativa ad hoc. La situazione apparentemente senza via d'uscita viene invece risolta dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione il 16 ottobre del 2007. Questa sentenza prospetta una soluzione per molti versi storica. Alcuni passaggi di questa sentenza infatti finiscono anche nell'attuale disciplina della normativa sulle direttive anticipate di trattamento. La Suprema Corte esclude intanto che idratazione e alimentazione artificiale con sondino nasogastrico non facciano parte dei trattamenti sanitari, perché qualche studioso aveva tentato di distinguere fino al 2007 tra trattamenti sanitari interrompibili e trattamenti di mero sostegno vitale, che invece non potrebbero essere rifiutati né dal paziente né dal suo tutore. La Corte di Cassazione include inevitabilmente e giustamente le terapie di alimentazione e idratazione artificiale nel genus dei trattamenti sanitari, stabilendo che questi possano essere interrotti in presenza di due circostanze concomitanti e inderogabili. Intanto il carattere irreversibile in base agli standard medici più accreditati dello stato vegetativo e l'accertamento della volontà del paziente di non essere sottoposto a oltranza a terapie di questo tipo, accertamento che deve essere desumibile dalle testimonianze e dalle dichiarazioni che durante la sua vita cosciente lo stesso paziente aveva manifestato. Questo accertamento, secondo la Cassazione, stiamo parlando di un'epoca in cui la normativa sulle direttive anticipate di trattamento non esisteva, deve essere compiuto sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità, dai suoi convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici. C'è un passaggio della sentenza dell'ottobre del 2007 della prima sezione civile della Corte di Cassazione che vorrei leggervi. Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia, cioè per un comportamento che intende abbreviare la vita causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta da parte del malato che la malattia segua il suo corso naturale. Su questa base, grazie a un provvedimento della prima sezione civile, poi della Corte d'Appello di Milano, finalmente la famiglia Englaro ottiene l'autorizzazione a interrompere le terapie di alimentazione e idratazione. E tuttavia, proprio in quel momento si verifica in Italia, stiamo parlando di una vicenda che si è svolta appena 10 anni fa, si verifica qualcosa di incredibile, perché le prime reazioni alla sentenza della Corte d'Appello di Milano, che finalmente autorizza la famiglia a interrompere le terapie di alimentazione artificiale, sono in parte prevedibili, altre diventano preoccupanti perché espressione proprio di quella crisi di laicità da cui abbiamo preso le nostre mosse. Il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano presenta ricorso per Cassazione. Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione rigettano il ricorso. Nel frattempo, ecco, i due rami del Parlamento sollevano davanti alla Corte Costituzionale un improbabile e poi rispedito al mittente conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, sul presupposto che la Corte di Cassazione e la Corte d'Appello di Milano abbiano esercitato attribuzioni proprie del potere legislativo sostituendosi ad esso. La Consulta dichiara inammissibili i ricorsi, argomentando tra le altre cose che un conflitto di attribuzioni nei confronti di un atto giurisdizionale non può ridursi alla prospettazione di un percorso logico-giuridico alternativo rispetto a quello censurato. Una bacchettata drammatica al Parlamento. Ma il padre tutore di Eluana Englaro ancora non sa che il frangente più drammatico della vicenda di sua figlia deve iniziare, perché la famiglia non riesce a reperire facilmente una struttura confacente. Peppina Englaro dovrà lottare per acquisire la disponibilità di una casa di cura pronta a ottemperare a quanto disposto dalla Corte d'Appello di Milano, grazie anche a una circolare dell'allora ministro del welfare che di fatto boicottava la decisione della Corte d'Appello di Milano, e circolare per via della quale peraltro il ministro del welfare pro tempore fu indagato per violenza privata. Quindi una vicenda grottesca, da qualsiasi angolo prospettico la si guardi. Finalmente Eluana Englaro viene accolta presso la clinica La Piete di Udine, dove per tutta la durata nella sua permanenza gruppi di preghiera all'esterno della casa di cura depongono cibo e acqua, pronti a denigrare la scelta di interrompere i trattamenti di cosiddetto sostegno vitale. E nelle more della sospensione dei trattamenti di alimentazione e idratazione, il Parlamento si affretta a approvare una legge sul testamento biologico estremamente restrittiva, ma in quegli stessi giorni viene promulgato un decreto legge che il capo dello Stato si rifiuta di firmare, in cui si tenta di vietare la sospensione di alimentazione e idratazione artificiali. Questa è una vicenda che ancora oggi, a 10 anni di distanza, testimonia la evanescenza, l'obsolescenza non programmata ma fattuale del principio di laicità del nostro Paese. E casi come quello di Eluana Englaro sono in buona parte risolti dalla normativa sulle direttive anticipate di trattamento, ma la lunga assenza colpevole di una normativa laica sul diritto di morire ha contribuito nel frattempo a incrementare un fenomeno sempre più diffuso. E qui veniamo al caso Cappato e all'ordinanza 207 del 2018 della Corte Costituzionale. Chi può oggi si reca in Svizzera presso cliniche specializzate nell'aiuto al suicidio. Tutto questo accade perché l'articolo 115 del codice penale svizzero punisce solo l'istigazione all'aiuto al suicidio per motivi egoistici. Si pone sempre più spesso il problema della punibilità ex articolo 580 di chi accompagni il malato che abbia deciso di porre termine a una sofferenza ritenuta intollerabile. Si tratta a rigore di una condotta che non ha efficacia direttamente causale sull'altrui suicidio e nella giurisprudenza di merito è stata talora giudicata penalmente irrilevante, ora perché prodromica rispetto alla fase propriamente esecutiva del delitto, ora perché è penalmente neutra. La sua eventuale incriminazione, secondo parte della giurisprudenza, sarebbe addirittura suscettibile di essere attuata solo per il tramite dell'articolo 110, ma al posto di operare un vulnus rispetto ai principi di materialità e di offensività. È una interpretazione certamente discutibile, che è presente anche nella richiesta di archiviazione formulata originariamente per la vicenda Cappato. Il problema è che non sempre nella casistica italiana ed europea l'aspirante suicida è un malato terminale, e infatti questa è una tematica che suscita decisamente polemiche e perplessità ben superiori rispetto alle vicende Welby e Englaro, soprattutto per i casi che poi passeremo rapidamente in rassegna tra breve. Certo è che la vicenda di Fabiano Antoniani si presta perfettamente a illustrare gli enormi problemi non solo penalistici sottesi alla rilevanza penale dell'aiuto al suicidio per motivi altruistici. Fabiano Antoniani nel 2014 rimane vittima di un incidente stradale a seguito del quale riporta lesioni midollari a carico di 2 vertebre cervicali. Diventa cieco, tetraplegico, parzialmente incapace di respirazione autonoma. E un passaggio della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del maggio del 2017 illustra perfettamente le condizioni di Antoniani. Le sue condizioni fisiche erano drammatiche, quasi un assurdo scherzo del destino. La patologia che l'aveva privato della vista e del movimento non l'aveva reso insensibile al dolore. Il corpo inerte era percorso da insostenibili spasmi di sofferenza più e più volte al giorno. La respirazione era assistita da un tubo tracheale che doveva essere costantemente aspirato dalle secrezioni per impedirgli di soffocare. La capacità di deglutire era limitata a sostanze liquide o semiliquide. Appositi sacchetti, a cui era stabilmente collegato, gli fornivano la nutrizione e ne raccoglievano le evacuazioni. Un corpo inerte che soggetti compassionevoli nutrivano. E dolore fisico, tanto dolore. Dolore che solo farmaci potenti riuscivano a lenire, ma al prezzo di umiliare la mente, togliendogli così l'unico contatto con la vita che ancora gli rimaneva. Farmaci che doveva assumere continuativamente per resistere a sofferenze altrimenti atroci, ma che rifiutava nei limiti del sopportabile per non perdere lucidità. Prima di arrendersi, Fabiano Antoniani tenta ogni tipo di cura, anche quella con le cellule staminali. La sua condizione finisce con lo stravolgere anche la vita della sua famiglia, la madre lascia il lavoro. La volontà di Antoniani a questo punto, testimoniata pubblicamente, è quella di non vivere oltre una vita divenuta pura sofferenza. La famiglia si arrende. La fidanzata entra in contatto con Marco Cappato, che poi indirizza Antoniani presso l'associazione elvetica Dignitas, specializzata nell'accompagnamento alla morte su richiesta. Queste cliniche consentono a eseguire questa invero terribile operazione solo dopo l'espletamento di una serie di esami e di procedure che rivelino la volontà piena e libera del paziente di togliersi la vita. Qui la sussistenza delle condizioni previste per il suicidio assistito è stata inequivocabilmente acclarata. Il 27 febbraio del 2017 Antoniani si toglie la vita azionando da solo con un morso lo stantuffo della siringa che contiene il liquido letale che lo uccide. Il giorno dopo Marco Cappato si autodenuncia ai carabinieri di Milano, dichiarando di essersi recato in Svizzera proprio per accompagnare Antoniani, di aver messo in contatto Antoniani con l'associazione per l'accompagnamento alla morte su richiesta e di essere al corrente degli scopi del viaggio. Quindi Cappato ha fornito consulenza e assistenza durante la malattia, ha accompagnato Antoniani in Svizzera e lì assieme alla madre di Fabo ha assistito il paziente fino agli ultimi istanti, pur senza ovviamente svolgere alcun ruolo diretto nella fase esecutiva vera e propria del suicidio. Il 2 maggio del 2017 su questa base la Procura di Milano formula un'articolata richiesta di archiviazione, avallando una interpretazione assai restrittiva dell'articolo 580 già diffusa presso la giurisprudenza di merito. Cappato cioè avrebbe realizzato una condotta solo preparatoria rispetto a quella propriamente esecutiva dell'aiuto al suicidio, una condotta di tipo neutro che potrebbe acquisire rilevanza solo per il tramite dell'articolo 110, pena la violazione dei canoni di materialità e di offensività. Quindi l'unico contributo all'esecuzione del suicidio per la richiesta di archiviazione di cui stiamo parlando consisterebbe nell'avere spostato Antoniani dalla sedia al letto dove sono avvenute le prove di iniezione letale, perché in questo atroce rituale c'è anche l'esecuzione di prove. L'indagato non avrebbe svolto alcun ruolo nella fase esecutiva vera e propria. La richiesta di archiviazione sollecita la necessità di una rilettura dell'articolo 580 alla luce degli articoli 32 della Costituzione e dell'articolo 2 della CEDU, evidenziando l'indisponibilità ormai solo relativa del bene vita, quindi il superamento ampiamente constatato delle esigenze di tutela ritenute opportune dal legislatore di 90 anni fa. Il GIP di Milano l'ha pensata in modo completamente diverso. Il 10 luglio del 2017 ha rigettato le richieste della Procura e dei difensori di Cappato, imponendo ai pubblici ministeri di riformulare l'imputazione tanto in rapporto alla condotta di aiuto che in relazione a quella di istigazione al suicidio, perché Cappato, mettendo in contatto la famiglia di Antoniani con l'associazione elvetica Dignitas, addirittura avrebbe rafforzato l'altrui proposito suicida. Secondo il GIP l'interpretazione evolutiva dell'articolo 580 non è praticabile, né l'articolo 580 può essere liquidato in assenza di un intervento normativo ad hoc. Di più, secondo il GIP, la giurisprudenza europea della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ci sarebbe di alcun aiuto nell'enucleare un diritto di morire desumibile anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Al contrario, paleserebbe una doverosa cautela. Sappiamo come sia andata a finire. Il Tribunale di Milano assolve Cappato dall'accusa di istigazione al suicidio e deferisce alla consulta la questione della perdurante legittimità costituzionale dell'incriminazione dell'aiuto o quantomeno di tutte le forme di aiuto al suicidio. Prima di esaminare rapidamente l'ordinanza 207 del 2018, però, è il caso di risolvere il dubbio sollevato dal GIP di Milano. È davvero possibile che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia assunto un atteggiamento pacatamente distaccato o addirittura scettico nei confronti della legittimazione di un aiuto a morire? La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, certamente qui mi limiterò a pochi cenni, si è occupata del diritto di morire sotto l'angolo prospettico dell'interruzione delle cure su richiesta del malato, certamente possibile, e su quello assai delicato dell'aiuto al suicidio. L'aiuto, il diritto di morire viene quindi pacificamente ribadito. Per quanto riguarda invece l'aiuto al suicidio, il primo leading case è senz'altro quello ormai risalente nel 2002, Preti contro Regno Unito. La Preti era affetta da sclerosi laterale amiotrofica e era destinata a morire soffocata. Chiede al marito di aiutarla a morire, ma non intende accettare il rischio che il marito per un gesto altruistico venga incriminato per aiuto al suicidio in base alla normativa inglese. La signora Preti si era rivolta preliminarmente alle autorità inglesi, che avevano rigettato le sue istanze, e successivamente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, invocando la violazione dell'articolo 2 della CEDU. Il ricorso della signora Preti però è interessante, perché oltre all'articolo 2 della CEDU, che chiama in causa il diritto alla vita, coinvolgeva l'articolo 8, che nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo riguarda precipuamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare. A partire dal caso Preti, la disciplina dell'aiuto al suicidio viene ricondotta dalla Corte, ecco, più nell'articolo 8, entro l'ambito applicativo dell'articolo 8 della CEDU, che non in quello dell'articolo 2. Perché la scelta sul modo della morte, scrive la Corte, attiene alla vita privata e non alla vita in sé, un ulteriore argomento a favore della piena attribuzione di significato liberatorio al principio di autodeterminazione responsabile. In tutta una serie di sentenze dello stesso tenore vorrei porre la vostra attenzione solo su uno dei casi più recenti e più singolari, perché questo è un caso veramente surreale. La Grande Camera nella 2014, nel settembre del 2014, affronta la vicenda della signora Ada Gross, una signora svizzera nata nel 1931, non affetta da alcuna particolare malattia e terrorizzata dall'idea della vecchiaia. Quindi, come vedete, un caso completamente diverso da quello di Fabiano Antoniani. Dopo aver tentato mano propria e in modo inidoneo il suicidio, la signora Gross si era rivolta a diversi medici svizzeri per ottenere la prescrizione di farmaci letali. Nessuno di questi medici se l'era sentita di prescrivere farmaci letali a una persona perfettamente concossui e che godeva, nonostante l'età, di ottima salute. La ricorrente si era rivolta di seguito al Comitato per la Salute del Canton Ticino, anche in questo caso con esito negativo, e infine a Strasburgo. A Strasburgo la signora Gross, in primo grado, si lamenta che le autorità svizzere, negandole la possibilità di acquistare la dose letale, avessero violato proprio il suo diritto alla vita privata ex articolo 8 della CEDU. Ora, in primo grado la Corte assume un atteggiamento manifestamente favorevole nei confronti della signora Gross, perché la normativa svizzera non disciplinerebbe con sufficiente precisione i casi nei quali è possibile per i medici prescrivere una dose letale di farmaci per l'eutanasia farmacologica. E la Svizzera chiede il rinvio alla Grande Camera e la Corte si pronuncia nuovamente sul caso. E con un colpo di scena, perché durante l'udienza davanti alla Grande Camera il governo svizzero comunica che nelle more del processo la signora Gross era deceduta, perché era riuscita nel frattempo a ottenere la prescrizione letale, e aveva deliberatamente nascosto la propria morte ai giudici per fare in modo che la sua vicenda processuale diventasse il paradigma di una battaglia civile. Peraltro la prescrizione letale in questo caso era stata ottenuta tramite un'associazione per l'accompagnamento a morte su richiesta chiamata EXIT. Ecco, un nome particolarmente evocativo. e potete immaginare come la notizia della morte della ricorrente abbia suscitato un putiferio nella grande Camera, che ha ritenuto e ha censurato la condotta degli avvocati della signora Gross, e ritenendo che la morte della ricorrente debba essere considerata una circostanza tale da incidere proprio sulle ragioni stesse del ricorso. La pronuncia però è caratterizzata dall'opinione dissenziente di un certo numero di giudici che ci riporta al problema di cui ci stiamo occupando. I giudici dissenzienti hanno rilevato che, al di là dell'incredibile caso di specie, il numero dei suicidi assistiti in Svizzera è sempre più elevato, anche tenendo conto dei numerosi stranieri che si recano in questa zona franca di Europa per porre fine alla propria vita, eludendo le legislazioni restrittive dei propri stati di provenienza. A parere dei giudici, quindi, gli sforzi della Corte non sarebbero stati sprecati pronunciandosi sul caso Gross, perché questa materia è destinata inevitabilmente ad assumere un'importanza crescente nei prossimi anni. Di questa importanza è consapevole la Corte Costituzionale. Qualche parola sulla ordinanza e poi, ovviamente, per evitare di sottrarre troppo tempo dopo gli imprevisti agli altri relatori, mi avvio alla conclusione. La consulta doveva fornire risposta a due quesiti posti dal giudice rimettente. Intanto, se sia costituzionalmente legittima la perdurante incriminazione delle condotte di aiuto al suicidio, per contrasto con gli articoli 2, 32 e 117 della Costituzione, con gli articoli 2 e 8 della CEDU. E in secondo luogo, se appaia coerente con l'attuale quadro costituzionale la scelta legislativa di equiparare le condotte di aiuto e di istigazione al suicidio anche dal punto di vista del trattamento sanzionatorio. Questa seconda questione presuppone logicamente il mancato accoglimento della prima. La Corte non ritiene che sussistano le condizioni per una radicale espunzione della rilevanza penale di tutte le condotte di aiuto al suicidio, perché molti sistemi penali europei sono dotati di norme simili al nostro articolo 580, la cui esistenza è funzionale alla tutela di soggetti particolarmente vulnerabili. C'è tuttavia da rilevare che rispetto all'epoca dell'entrata in vigore del codice penale sono emerse esigenze di tutela completamente inedite, di cui la vicenda Antoniani è paradigma. Certamente queste esigenze di tutela fondano la legittimità della incriminazione dell'aiuto al suicidio, ma in casi particolari. Ecco, qui c'è un passaggio dell'ordinanza della Corte che è particolarmente importante. Se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall'ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l'interruzione di tale trattamento, non si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri, quale alternativa reputata maggiormente dignitosa alla pretesa interruzione. Entro questo specifico ambito, il divieto incondizionato di aiuto al suicidio contrasta con la libertà di autodeterminazione terapeutica del malato e coi principi di ragionevolezza e di uguaglianza. E qui però c'è il colpo di scena. La Corte da un lato riconosce questa lacuna e questo vulnus nella tutela, ma non ritiene allo Stato di poter porre rimedio con una pronuncia interpretativa o con l'estromissione dall'ambito applicativo dell'articolo 580 delle ipotesi di aiuto al suicidio o delle ipotesi di aiuto al suicidio di chi versi nelle condizioni drammatiche di cui stiamo parlando. Il rischio che la Corte patenta è quello della creazione di vuoti di tutela legati alle modalità di accertamento delle condizioni del paziente, cioè ai presupposti in presenza dei quali il malato possa legittimamente chiedere aiuto, alle strutture indagini sulle strutture sanitarie abilitate a porre in essere questo tipo di operazioni, a praticare questo tipo di interventi, e infine la Corte si pone il problema anche dell'eventuale obiezione di coscienza del personale sanitario. Sotto questo punto di vista la Corte suggerisce al legislatore di intervenire non tanto attraverso una modifica dell'attuale testo, sia pure obsolescente, dell'articolo 580, ma con una integrazione della normativa sulle direttive anticipate di trattamento. Quindi la Corte sceglie una via del tutto inedita nel nostro Paese. Adotta un iter già affrontato in questa stessa delicatissima materia dalla Corte Suprema canadese e da quella inglese. Con una vera e propria ordinanza di incostituzionalità differita, la Corte Costituzionale mette in mora il legislatore fino al prossimo 24 settembre perché intervenga sull'articolo 580, sulla normativa, sulle direttive anticipate di trattamento sospendendo nel frattempo il giudizio davanti al giudice Acuo. In questo momento quindi stiamo aspettando che il legislatore intervenga. Si possono prospettare tutta una serie di scenari normativi. Se il legislatore non dovesse intervenire, inevitabilmente il prossimo 24 settembre, bene il rischio di perdere la faccia, la Corte Costituzionale dovrebbe pronunciare una declaratoria di illegittimità del 580 nella parte almeno in cui include nelle condotte di aiuto anche quelle che siano rivolte a porre termine alle sofferenze di malati terminali gravi. E se il legislatore annunciasse un intervento tardivo, la Corte potrebbe differire ulteriormente il termine di agonia dell'articolo 580. Se il legislatore medio tempore dovesse attenersi scrupolosamente alle indicazioni di questa ordinanza, la Corte potrebbe rimettere finalmente gli atti al giudice Acuo. Ma gli scenari rimangono nebulosi, esattamente come le ipotesi che stiamo formulando. E perché questa ordinanza è un ibrido decisorio, come giustamente ha rilevato il costituzionalista Antonio Ruggeri. Siamo di fronte tecnicamente a un'ordinanza di rinvio e qui non è solo una questione di forma. Che valore ha l'ultimatum rivolto dalla Corte al neghittoso legislatore attuale? Ecco, Antonio Ruggeri scrive che nessuno può obbligare mano militare il legislatore a un facere laddove a ciò non intenda piegarsi. Perdurando, come ormai è prevedibile ipotizzare, l'inerzia del legislatore, toccherà alla Corte, avendo perso un anno di tempo, svolgere un ruolo di supplenza a cui siamo peraltro per molti versi ancora abituati. Poche parole per concludere. Questa ordinanza della Corte Costituzionale ha suscitato polemiche e discussioni tra i giuristi, tra i civilisti per aspetti limitati, ma soprattutto tra penalisti e costituzionalisti. E quello che non sembra essere stato minimamente turbato da questa ordinanza è proprio il Parlamento. Una sostanziale indifferenza, con qualche trasversale eccezione, caratterizza l'attuale maggioranza politica verso temi diversi da quelli inclusi nel contratto di governo. E certamente i pochi segnali di attenzione che prima avevo definito bipolare al tema del biodiritto non sono incoraggianti. È fin troppo facile fin d'ora prevedere che la questione della legittimità costituzionale di tutte le forme di aiuto al suicidio non potrà che essere risolta dalla Corte Costituzionale, Corte che del resto ad esempio ha già ridisegnato in toto la legge sulla procreazione assistita, svuotandola di un originario invito confessionale per restituirla poi a una cauta innocuità. Continua indubbiamente, sia pure sotto una luce molto diversa rispetto a qualche anno fa, l'irragionevole prevalenza politica, culturale e giuridica di una maggioranza sull'altra. Morire di divisivo nel nostro paese e non per atroce facezia. L'aiuto al suicidio di chi soffre ferisce la sensibilità religiosa o etica di chi si sente minacciato dall'idea della morte su richiesta, della sua possibile manipolazione, dei suoi possibili abusi. Ma la morte negata lede la dignità del residuo di sé che il malato grave rivendica di fronte a chiunque, e quel residuo di sé sembra trovare tutela in modo incondizionato nel nostro articolo 32, secondo comma della Costituzione. Quale che sia la decisione della Corte, il risultato lascerà insoddisfatti. Sarà mutata una decisione anacronistica in attesa di una sua improbabile riformulazione. Risulterà incompleto il quadro delle scriminanti procedurali descritto dalla legge timida sul testamento biologico. In ogni caso, ecco, la Corte Costituzionale ha rinviato un intervento necessario, perché solo la Corte Costituzionale può superare il tabù dell'entrare nella morte a occhi aperti, per citare la Yorkshire. Dobbiamo capire se ne assumerà una volta per tutte la responsabilità. Vi ringrazio. Grazie. Questa splendida lezione alla professoressa Risicato. Vorrei porre qualche domanda, poi se rimarrà un po' di tempo, però l'anticipo perché magari può essere oggetto anche di qualche generazione da parte degli altri relatori. Ma è proprio così legittimo, giustificato circoscrivere, diciamo, la ammissibilità dell'eutanasia solo alla cosiddetta morte pietosa, solo nel caso di malattie irreversibili? Se l'autodeterminazione è un valore in sé, secondo la nostra Costituzione. Così come l'atteggiamento della Corte Costituzionale, come ha evidenziato la professoressa Risicato, è stato sì importante ma abbastanza timido rispetto invece ad un atteggiamento coraggioso di Cappato, una forma di quella disobbedienza civile che in qualche modo è una virtù civile, perché solo attraverso queste forme coraggiose di disubbidienza civile è possibile in qualche modo tentare di avvicinare la legalità alla legittimità costituzionale. Naturalmente bisogna poi trovare un giudice, come è avvenuto in questo caso, che sollevi la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, e poi ovviamente trovare la Corte Costituzionale che accetti l'illegittimità della norma. Io passerei ora agli interventi, in particolare della professoressa D'Alienzo dell'Università di Napoli, che ringrazio per aver fatto oggi questo viaggetto da Napoli. E a proposito del diritto di sbagliare, perché in qualche modo quello che ho detto in precedenza io si collega anche appunto a quello che io ho definito diritto di sbagliare, cioè di compiere delle scelte contrastanti con quelle che, secondo una visione diversa, assoluta dello Stato, di una confessione e il bene. Sant'Agostino invece pensava che la libertà di sbagliare era la morte dell'anima, mentre la libertà cristiana è quella dall'errore, cioè conoscere la verità attraverso il dono della fede. Quindi passerei la parola alla professoressa D'Alienzo, che probabilmente ci darà delle indicazioni anche da un punto di vista comparativo, cioè che cosa pensa la Chiesa cattolica, ma non solo la confessione cattolica, ma le altre, che forse forse hanno un atteggiamento un po' meno chiuso, più aperto rispetto a queste scelte suppostamente autolesive. Grazie. Grazie. Innanzitutto voglio ringraziare l'amico Mario Caterini per questo gradito invito a partecipare a questo incontro di studi e di dibattito sul tema di particolare sensibilità e anche quanto mai attuale dal punto di vista, quindi non soltanto etico-sociale ma anche giuridico, come abbiamo avuto modo di ascoltare dalla magistrale lezione di Lucia Risicato, sul tema appunto che riguarda le pratiche eutanasiche e la loro possibile legalizzazione. L'uso del plurale, pratiche eutanasiche, già indica la polisemia che il termine eutanasia reca con sé e che nell'uso del linguaggio comune e non tecnico-giuridico ricomprende varie forme di accompagnamento alla fine della vita di un individuo che ne ha fatto esplicita ed inequivoca richiesta. Da questo punto di vista potremmo quindi già delineare alcune schematizzazioni che consentono di distinguere la cosiddetta eutanasia per porre fine ad una sofferenza intollerabile, a sua volta distinta nella cosiddetta eutanasia attiva da quella passiva, a seconda che l'atto sia commissivo o omissivo, e da questa fattispecie è possibile distinguere invece il suicidio assistito, nell'ipotesi che sostanzialmente è quella che mi appare essere stata efficacemente descritta nel libro che andiamo a presentare, nel quale è proprio la figura del parroco, comunque del sacerdote, esponente di quella confraternita di cordi che plana sul dolore altrui, così come viene appunto definito, e che diventa appunto, questo sacerdote diventa lo strumento di una vendetta beffarda, in quanto porge attraverso un atto che nelle sue intenzioni doveva essere pietoso, nell'intenzione del sacerdote, porge invece il bicchiere letale al protagonista della storia narrata. Da questo punto di vista il suicidio assistito, ossia quindi la collaborazione determinante di un terzo al compimento di atti di interruzione volontaria della propria vita, potrebbe costituire in tale fattispecie, se vogliamo, in tale prospettiva la fattispecie generale, rispetto alla quale le due ipotesi di eutanasia volontaria di tipo attivo o di tipo passivo possono costituire diverse fattispecie di assistenza al suicidio. Del resto, l'elemento che appare contraddistinguere l'eutanasia nelle sue diverse pratiche sta nella determinazione del soggetto e nella tutela della sua libertà di scelta se vivere o morire. D'altro canto, la polisemia del termine, che appare, come abbiamo visto, di comprendere diverse fattispecie, trova la sua radice polisemica proprio nelle accezioni riscontrabili nelle diverse teorizzazioni del concetto e nella stessa traduzione del termine eutanatos, bella morte, buona morte, dolce morte, tutte traduzioni che noi rinveniamo nelle fonti sino a partire dal mondo antico. In realtà nel mondo antico manca persino un termine specifico per indicare il suicidio, concetto a sua volta legato al tema della disponibilità della vita umana, e infatti spesso gli autori usano delle perifrasi. Ne consegue pertanto un utilizzo eterogeneo del vocabolo eutanasia, il quale si trova ad assumere di volta in volta il significato di morte eroica e dunque bella, nel senso di morte gloriosa, morte nobile, e per questo quindi accettata con spirito sereno. Un esempio tipico è quello appunto nell'Iliade, quando Ettore si prepara alla guerra accettandone il rischio comunque di morire. Oppure di morte buona, nel senso che l'individuo muore non di morte violenta, ma serenamente nella sua dimora, confortato dalle persone care, e questa è l'accezione riscontrabile in Suetonio, nel passo in cui descrive la morte di Augusto. Per la prima volta è riscontrabile dunque una accezione con connotazione, potremmo dire, spirituale o intimistica. La morte quindi è buona non solo perché vi è l'assenza di dolore e di sofferenza, perché non violenta, ma è anche, e quindi dolce, ma è anche buona perché l'individuo si può accognatare dalle persone care serenamente e con dignità. Tutte queste accezioni che troviamo nelle fonti antiche descrivono semplicemente però la qualità della morte, se è bella, eroica, dolce, buona, senza tuttavia dare alcuna indicazione riguardo alle caratteristiche e alla modalità delle azioni concrete che sono intervenute per attuarla. Nondimeno indicano che il concetto di buona morte, e quindi di eutanasia, è stato sempre presente nella storia, sebbene rifletta la visione antropologica che contraddistingue ogni epoca. In questa prospettiva può essere interessante, ai fini di un arricchimento del dibattito sul significato, anche se vogliamo pregiuridico o metagiuridico, della discussione, l'orizzonte di senso che nelle diverse tradizioni religiose assume la concezione antropologica della vita e della morte, e di conseguenza il concetto di buona morte. Il problema, difatti, non si pone nei termini di mera preservazione, difesa, oltranza della vita biologica, ma si concentra appunto sulla visione della morte come parte della vita, come un passaggio ad una realtà trascendente che costituisce il limite di natura alla finitezza della vita terrena di ogni essere umano, almeno questo per le grandi religioni ramitiche, cristianesimo, ebraismo e islam. Ad esempio, nel buddismo il concetto di reincarnazione ha fatto sì che si sviluppasse un'ampia riflessione sull'evento morte, su cui però per il momento, dati anche i tempi ristretti, non appare necessario soffermarsi troppo. Così come anche farò un breve cenno all'esistenza, soprattutto in America, di nuovi movimenti religiosi come la Chiesa dell'Eutanasia, ad esempio, che è un'organizzazione di adoratori della morte che spiegano nel loro sito web come aiutare a terminare le persone e diffondono questo loro credo attraverso un sermone telematico. Oppure anche nell'ambito della magia cerimoniale, rituale, si pensa al gruppo dell'organizzazione alla cosiddetta fratellanza di Miriam, cioè l'Accademia Mirianica e Mariana Pitagorica, che effettua sedute con terapeuti che asseriscono di essere in grado, in virtù di particolari rituali, di alleviare le sofferenze dei pazienti in uno stato anche avanzato della malattia. Ma al di là di situazioni estreme che si pongono sul crinale appunto della differenziazione tra ciò che è religione e ciò che è setta, a proposito appunto del concetto di laicità molto evanescente, e che troverebbero quindi indubbiamente nel nostro ordinamento un limite nel loro contrasto appunto con i principi di ordine pubblico e con l'impianto sanzionatorio dell'ordinamento italiano, il dato che accomuna invece le diverse tradizioni religiose è l'attribuzione di un valore assoluto al bene vita, in quanto dono di Dio, come sentivamo anche come diceva il professore Caterini, nell'ambito quindi di una concezione, della concezione di una unitarietà tra corpo e anima, circostanza questa che vede quindi il compito del medico non limitarsi alla cura fisica, ma riguardare anche la persona nella sua globalità e dunque nella sua realtà integrale. Se si leggono le fonti, ad esempio, del diritto ebraico, possiamo appunto vedere che è proibita qualsiasi azione tendente a rendere più rapido il trapasso del moribondo, anche se costui soffra di forti dolori e anche se non ci sia alcuna speranza di salvarlo ed egli stesso chieda di affrettare la propria morte. Il principio espresso nel comandamento non uccidere è considerato in maniera estensiva. Il riferimento, ad esempio, è alla Mishnah del trattato di Shabbat, che dice che è vietato muovere un agonizzante, in quanto ciò può abbreviargli la vita anche di qualche secondo, e chi trasgredisce questo divieto è chiamato assassino. E questa legge è ripresa nella Halakha dello Shulchan Aruch, che afferma che è considerato assassino non solo a livello morale, ma anche di Halakha, quindi giuridico, chi provoca la morte di un agonizzante. Occorre però riconoscere che la medicina moderna ha posto problemi morali assai gravi in relazione allo sviluppo delle tecnologie che consentono il prolungamento della vita, spesso a costo di lunghe e tremende sofferenze, rispetto alle quali il rabbinato di Israele ha cercato di trovare una posizione ponderata sulla base dell'interpretazione delle fonti. In sostanza, se il medico ha la certezza che la malattia non abbia speranza di guarigione, è lecito non attaccare l'ammalato al macchinario o somministrargli trattamenti terapeutici per prolungare la vita. Più complesso è invece il problema relativo alla decisione sullo staccare il macchinario respiratorio. Mentre tutti sono d'accordo che somministrare cibo e medicinali normali all'ammalato, anche se sofferente, è del tutto doveroso. Anche nell'Islam l'eutanasia e il suicidio assistito sono condannati in virtù della concezione antropologica dell'uomo in quanto essere creato e dunque solo amministratore della santità della vita, in quanto dono di Dio a cui invece la vita appartiene, di cui è il proprietario, di cui il Signore è il proprietario. E l'obbedienza alla volontà divina è il fondamento dei diritti. È pur vero che però il valore della vita, o meglio il valore a questo punto della morte, non è assoluto, in quanto talvolta, e soprattutto distinguendo, perché noi quando parliamo di Islam dobbiamo distinguere in questo complesso variegato appunto di interpretazioni, diverse interpretazioni appunto dei testi sacri, e in alcuni casi, come soprattutto nei gruppi fondamentalisti, si pensi invece anche il martirio di quello che noi chiamiamo diciamo il suicida, che comunque commette atti di terrorismo, lo fa in nome comunque anche del raggiungimento comunque di una sicura ricompensa nell'aldilà. Però se queste sono le interpretazioni di certi gruppi fondamentalisti, in generale appunto nell'Islam, questo è anche il suicidio è fortemente condannato, in quanto la religione viene considerata come un messaggio appunto di non violenza anche rispetto a se stessi. In questo quadro generale però appare di sicuro interesse invece il confronto con le due realtà confessionali che più di altre hanno affrontato da ottiche diverse e talvolta antitetiche le questioni eutanasia e suicidio assistito grazie ad un'accurata riflessione teologica e attraverso l'elaborazione di documenti e anche di normative all'interno del cristianesimo, ossia la religione cattolica e il mondo della riforma protestante. Per quanto riguarda le posizioni della Chiesa cattolica, questa è diciamo, una delle espressioni più recenti della posizione della Chiesa cattolica rispetto all'eutanasia, l'abbiamo nel documento dato in espert del Concilio Vaticano II, dove testualmente vengono denunciati crimini contro la vita, e testualmente dico come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario. Un altro documento è quello della Congregazione per la Dottrina della Fede, che ha dichiarato esplicitamente, sviluppando quindi le dichiarazioni dei pontefici Pio XII, Paolo VI e Giovanni Paolo II, l'opposizione della Chiesa cattolica all'eutanasia e richiamando il valore della vita. Infatti, appunto, testualmente leggo: nessuno può attentare alla vita di un uomo innocente senza violare un diritto fondamentale, inammissibile e inalienabile, senza commettere un crimine di estrema gravità. E con parole anche appunto non ambigue ma evidenti appunto dichiara che è necessario ribadire con tutta fermezza che niente o nessuno può autorizzare l'uccisione di un essere umano innocente, feto, embrione, che sia bambino, adulto, vecchio, ammalato, incurabile o agonizzante. Nessuno inoltre può richiedere che questo gesto omicida per se stesso o per un altro affidato alla sua responsabilità per l'utilizzo appunto di mezzi considerati ordinari che non impongono quindi un onere straordinario sia per il paziente che per gli altri devono essere leciti e doverosi, mentre invece si possono essere considerati non necessariamente doverosi quelli che invece richiedono un necessivo aggravio. E tra questi chiaramente diciamo, questa schematizzazione di Pio XII faceva riferimento al problema dell'alimentazione e dell'idratazione nel caso appunto di riguardava appunto le tecniche di interruzione di rianimazione. Oramai quindi rispetto invece al quesito appunto posto nel 2005 c'è stata appunto un'interpretazione di questa posizione, per cui viene considerato metodo ordinario comunque la idratazione e l'alimentazione, e anche se questi dovessero essere ritenuti invece dagli stessi parenti o comunque medici comunque gravosi. Ancora nel 1988 Pontificio Consiglio Comunum pubblica un documento dal titolo Questioni etiche relative ai malati gravi e morenti. In questo documento si afferma: rimane invece l'obbligo stretto di proseguire ad ogni costo l'applicazione dei mezzi cosiddetti minimali, cioè di quelli che normalmente nelle condizioni abituali sono destinati a mantenere la vita: alimentazioni, trasfusioni di sangue, iniezioni, interrompere l'interruzione di somministrazione, eccetera. Ora, fino ad arrivare poi anche alle risposte appunto sempre della Congregazione della Dottrina della Fede, quella nel 2004, dove si afferma che anche la somministrazione per gli acqua e cibo, anche per vie artificiali, questo deve essere considerato appunto un metodo di conservazione della vita anche per i pazienti allo stato vegetativo. Ora, nel Catechismo della Chiesa Cattolica 5 sono anche i punti che si evidenziano rispetto alla eutanasia. Il principio generale è che coloro la cui vita è minorata o indebolita richiedono un rispetto particolare. Le persone ammalate o handicappate devono essere sostenute perché possano condurre un'esistenza per quanto possibile normale. Questo è il principio generale all'interno del quale si descrive il caso di eutanasia diretta, anche l'eutanasia per omissione, e si dichiara la legittimità dell'interruzione delle procedure di cura quando a questo siano onerose, pericolose o straordinarie. E poi l'altro principio è che il fatto di aiutare il malato a morire non deve essere voluto, nel senso che la morte, anche se la morte è considerata imminente, le cure che sono d'ordinario sono dovute a una persona malata non possono essere legittimamente interrotte. Ora, nella mia ricerca appunto dei documenti ho trovato appunto interessante anche un documento interreligioso siglato dalla Commissione bilaterale delle delegazioni del Gran Rabbinato di Israele e la Santa Sede. Questo è stato siglato proprio nel 2018 ed è tesa ad intervenire nel dibattito pubblico contro la legalizzazione dell'eutanasia e del suicidio assistito, a favore quindi delle garanzie, delle cure palliative e del rispetto completo della vita considerata donna di Dio. Da questo punto di vista, quindi, particolare interesse, in quanto invece diverso parametro eteronormativo, è la posizione assunta dalla Commissione Bioetica delle Chiese Battiste Metodiste Valdesi in Italia. Infatti la posizione protestante è quella più vicina a quelle posizioni che potremmo definire laiche o a favore comunque dell'autodeterminazione responsabile, in cui pure appare delinearsi una scelta per la qualità della vita invece che per la sacralità della vita. Nel documento del 2017, l'ultimo, sull'eutanasia, si afferma chiaramente che nella visione cristiana, evangelica e protestante la vita stessa, anche dall'interpretazione delle Sacre Scritture, non è considerata necessariamente un bene indisponibile, e già questo è un stato importante, ma per cui la vita rimane un dono di Dio, e il no alla morte è pronunciato con decisione, ma si è possibilisti verso l'uomo e le sue scelte, soprattutto rispetto a uno stato vegetativo o una vita allo stato larvale. I teologi protestanti infatti riconoscono, e questo è il passaggio argomentativo che mi pare comunque degno di essere sottolineato, riconoscono che paradossalmente l'eutanasia in alcuni casi non smentisce la vita come dono di Dio, al contrario interviene proprio per evitare che questo dono diventi irriconoscibile proprio in quanto dono di Dio. E quindi è una posizione diciamo che si avvicina e che appunto è in linea anche con la difesa di quella libertà di coscienza che però è intesa in senso appunto protestante, che non è più la coscienza diciamo intesa in senso cattolico, no? Quindi quella anche un po' tomistica e scolastica, ma invece è una coscienza già che pone la centralità dell'uomo e l'individualità proprio dell'uomo nel suo rapporto con il divino, quindi una forma appunto di responsabilità individuale ed è alla radice appunto anche di tutte le idee di laicità lo stesso principio di laicità nasce un pensiero anche proprio alle riflessioni del mondo protestante. E questa posizione in qualche modo è lo stesso documento che specifica, insomma, in qualche modo il perimetro entro il quale questa posizione, pur sembrando laica, in qualche modo è comunque espressione di una visione di fede cristiana. E leggo anche qui il passaggio dove dice: ciò che differenzia la nostra posizione da quella di molti dei credenti, dei non credenti, è l'idea che sotto il profilo etico una simile scelta debba costituire una situazione in un certo qual modo eccezionale che richiede motivazioni specifiche. In un'ottica cristiana essa non può venire compresa come concretizzazione della libertà e dell'autonomia del singolo, che si esprimerebbe in maniera esemplare nella possibilità di decidere il momento della propria morte, ma va considerata piuttosto come una scelta talora legittima che si rende comprensibile alla luce di una nozione di responsabilità complessa verso Dio, verso gli altri, verso se stessi. Ma un altro passaggio che pure mi sembra importante a chiusura, perché magari se c'è il tempo comunque di interventi potremo comunque approfondire questa questione, è invece quella che riguarda lo spazio pubblico e la dimensione pubblica. Perché anche qui dice: per questo motivo, pur ammettendo che da un punto di vista cristiano l'eutanasia e il suicidio assistito possono essere considerati legittimi solo in specifiche situazioni, occorre stabilire sulla base di quali argomenti le chiese possano opporsi a una legalizzazione dell'eutanasia o del suicidio assistito. In altri termini, occorre evitare che le chiese pretendano di estendere la propria prospettiva etica sull'intera società, ma che argomentino sforzandosi di addurre ragioni universali a sostegno delle proprie posizioni. Ed è in pratica anche quella che in una visione di laicità intesa come tutela di un pluralismo etico è quella che comunque è alla base appunto delle leggi che noi consideriamo laiche, cioè di quella possibilità di libertà di scelta data a tutti, non soltanto ai credenti ma anche ai non credenti, e di scegliere come vivere e come finire la propria vita nel modo che sembra più opportuno. Qui mi fermerei. Grazie a Maria dall'inizio. Diciamo che all'inizio ho sentito una serie di verità assolute, pure verso la fine, in sostanza, no? Eh sì, ci muoviamo tante verità. Diciamo una verità universale in qualche modo, secondo me, difficilmente compatibile con il pluralismo che invece la nostra Costituzione, il pluralismo anche laico che la nostra Costituzione afferma. In sostanza il problema è sempre lo stesso, quello che ho cercato di sintetizzare all'inizio, cioè la vita è propria e di chi la vive oppure è di Dio o dello Stato, perché nel primo caso dovrebbe essere data la possibilità a scegliere come porre fine a questa vita, nel secondo caso no. E in effetti il libro di cui ci stiamo occupando anche questa sera, appunto La mia morte, secondo me è una forte denuncia contro, diciamo, l'appropriazione della vita o da parte dello Stato o da parte della Chiesa. È appunto un libro denuncia di chi vive una situazione di questo genere. Quindi passerei la parola alla collega Monica Lanzillotta, che insegna letteratura italiana contemporanea in questa università, per parlarci un poco sotto i profili di suo interesse di questo libro. Grazie. La mia morte è un romanzo destinato a diventare un classico sia per il tema che svolge, sia per la carica letteraria potente che ha. Il tema che svolge è condensato nel titolo. Lo scrittore racconta il decorso di una malattia neurodegenerativa, che appunto il Parkinson, che fa incursione nella sua vita nel 2009, quando ha 42 anni. e immagina come una ventina d'anni dopo la diagnosi sia diventato prigioniero del suo corpo e trasmette al lettore l'angoscia che si prova nel sentirsi appunto sepolto vivo. La mia morte si connota anche come romanzo politico, perché lo scrittore combatte contro, come è stato già detto, contro la gestione della vita da parte del potere costituito, cioè Stato e Chiesa, e si batte per la possibilità di ogni essere umano di autodeterminarsi. E per questo il libro raggiunge il suo fine. Il suo fine è quello di ferire il lettore per farlo riflettere, e non a caso viene citata la lettera che Kafka scriveva a Oskar Polak il 27 gennaio 1904, in cui appunto sosteneva: bisogna leggere i libri che feriscono la coscienza, soltanto i libri che mordono impungono. Se il libro che leggiamo non ci sveglia con un pugno sul cranio, a che serve leggerlo? Questo libro ferisce profondamente chi legge. Io ho dovuto leggerlo 2 volte per capirlo, e forse ho capito qualcosa, non lo so. Allora, cercherò di restituire contenuto e forma di questo romanzo. È composto da 6 capitoli, da un appendice di carattere teorico. La vicenda è ambientata in un'anonima città e ha protagonista G. G è il protagonista del romanzo ed è anche l'autore del romanzo. Potrebbe inviare questa lettera al Gregor Samsa delle Metamorfosi di Kafka, o anche al principe Geni, il protagonista dei Geni monogatoni di Shikiku, e libri entrambi citati all'interno appunto del romanzo. Il protagonista, che proviene da una famiglia della buona borghesia, si staglia sin da adolescente come una sorta di superuomo, di essere sicuramente superiore comunque, sia per l'educazione che ha ricevuto in famiglia. La famiglia appunto conta molto in questa sua fisionomia. Afferma per esempio: nella mia famiglia hanno preteso sempre che primeggiassimo e io ero sempre stato all'altezza delle aspettative. G, dopo aver studiato al liceo classico, si laurea in giurisprudenza a 22 anni e dopo qualche anno sposa Teresa, una donna della buona borghesia, laureata in economia e commercio, con cui condivide lo studio e poi in seguito mette al mondo una figlia. Oltre a fare l'avvocato, è impegnato politicamente, per esempio scrive: da anni contrastare i poteri locali forti, il suo studio era al centro di iniziative politiche di ogni tipo. Aveva raccolto film, organizzato liste elettorali, mozioni congressuali, manifestazioni, proteste, occupazioni, rivelato scandali. Si staglia come essere superiore perché è superiore per cultura, cioè si è nutrito di libri sin da adolescente, e anche per fisico, perché fa corsa, nuoto e pugilato. Quando all'età di 42 anni scopre appunto di essere affetto dal morbo di Parkinson, a livello psicologico reagisce rifiutandolo, quindi credendo che piegarsi alla malattia sia una cosa da mezzi uomini, scrive. E soprattutto ha paura di essere giudicato, quindi non ricorre ad aiuti psicologici, a farmaci e così via, perché non vuole suscitare pena, disgusto, commiserazione. E questa è una normale reazione appunto a chi diventa improvvisamente malato. Solo che la malattia agisce come un vampiro, gli toglie tutto, gli toglie la possibilità di lavorare, il prestigio sociale che aveva costruito, anche la moglie, perché dalla moglie si separa perché è percepito come un peso, come accade al Gregor di Kafka. In questa parabola discendente si dà a una vita di eccessi finché nell'ultimo stadio della malattia diventa prigioniero del suo corpo e di chi lo accudisce. Ad accudirlo sono la figlia e un badante orientale che lo mette a casa sua. E ridotto in queste condizioni, trattato come un vecchio invalido, questa è una citazione, come una cosa, tenta di ribellarsi e poi alla fine dimentica di essere uomo e si rassegna. scrive G. E stai sempre peggio, perché quando perdi l'amor proprio, perdi la voglia di stare meglio, e il male dilaga e squassa il tuo corpo, ti deprimi, che poi è quello che vogliono quelli che ti assistono. Infatti, dopo aver fatto fuggire 6 badanti in un anno, è da un po' di tempo che riesci a tenertene uno. Non rompi più le scatole, così sono tutti contenti. I depressi sono passivi, non hanno aspettative o pretese, se ne stanno buoni nel letto e prendono tutti i farmaci che buchi loro in gola, non protestano, non parlano nemmeno. Così ti vogliono e così pian piano diventi un sacco di patate. Perdi la voglia di parlare, poi l'abitudine a parlare, poi scopri che non ce la fai a parlare. Tocca il fondo quando cade dal letto e quindi diventa prigioniero non solo del suo corpo ma anche di un letto. E a questo punto decide di, lui che ha combattuto tutta la vita per la democrazia e anche contro i poteri forti, di darsi un ultimo imperativo categorico, che è questo: ti sei sempre ribellato all'ingiustizia, non puoi morire subendo la prepotenza degli altri, e mette appunto un piano per appunto porre fine alla sua esistenza. Questa è la trama, grosso modo. Per quanto riguarda il tema del libro, è sicuramente la metamorfosi prodotta dalla malattia. La metamorfosi che produce la malattia in questo, nel protagonista del romanzo, è più di una, perché in seguito al Parkinson il protagonista diventa da marito fedele libertino, da maledetto superuomo diventa un vecchio invalido e da lettore diventa scrittore. Rispetto a queste, diciamo, 3 metamorfosi vorrei soffermarmi molto velocemente su 2. Per quanto riguarda appunto la metamorfosi da marito fedele a libertino, credo che vada letta in chiave, come dire, politica, comunque ideologica. Per capirlo bisogna un pochino ripercorrere la storia sentimentale che G mette nel romanzo. Racconta di essersi fidanzato per la prima volta a 17 anni con Vittoria, di cui dice era innamorato solo come un cuore purissimo poteva esserlo. La sua vita sentimentale prosegue con Teresa, la donna che sposa, che ha una buona posizione economica e sociale, ma è, come dire, un matrimonio che, come scrive sempre G, diventa il punto di equilibrio tra 2 ipocrisie e convenienze. Donna, come ho già detto, da cui si separa. Questo diciamo, cammino prosegue con Ines, che è la prima donna con cui tradisce la moglie, considerata amica del mio cuore. Dopodiché si apre un vorace appetito sessuale, e anche qui lo scrittore io lo trovo grandioso, perché il Parkinson, per effetti farmacologici, porta anche ad aumentare l'appetito sessuale. Appetito che asseconda senza inibizioni, sfoderando tutto il suo repertorio di seduttore. Voracità che ha una pausa con Barbara, a cui è intitolato un capitolo perché è considerato l'ultimo amore di G, appunto. E Barbara sembra somigliargli in questa fase della sua vita, perché è una donna di mezza età, non snella e neanche tanto bella, con 2 matrimoni alle spalle e la sclerosi multipla. Quindi è come se G si guardasse allo specchio. Inoltre è agli antipodi rispetto alla sua storia familiare, perché ha una provenienza, diciamo, proviene da una famiglia operaia, ha studiato al professionale, ha fatto lavori umili. E quindi sembra anche rinnegare, con questa storia, che è la sua ultima storia d'amore, è come se stesse rinnegando appunto la sua storia precedente. Dopo l'ultimo amore, i rapporti con le donne sono soltanto di carattere sessuale, finché si vede comparire a fine romanzo un'ultima giovane studentessa universitaria molto volgare che G sevizia. Ora, che cosa mi è parso di cogliere in questa sorta di viaggio sentimentale? Più di una cosa. Da una parte i rapporti con le donne sono i soli che permettono a G di prendere consapevolezza del suo carattere, cioè di poter dire, e viene affermato più volte, lo affermano quelli che lo conoscono, ma lo afferma anche lui: ero duro di cuore, egoista, presuntuoso, insensibile. Però questa metamorfosi da marito fedele in libertino ha una valenza politica perché va letta con, attraverso l'edificio filosofico che è messo in questo romanzo, vale a dire con la storia della sessualità di Foucault e le meditazioni filosofiche di Descartes. Quindi si può leggere come una sorta di sessualità e aggressività servono appunto per abbattere dogmi, menzogne, non solo della religione cattolica, e aggressività e sessualità, ricordiamoci che, come diceva papà Freud, sono le cose che i poteri costituiti controllano e che quindi creano il disagio della civiltà. Di conseguenza il viaggio di G rappresenta un viaggio di liberazione, è un viaggio verso la libertà, verso i poteri appunto costituiti. Per quanto riguarda l'ultima metamorfosi, quella di lettore e scrittore, che è quella anche con cui tra l'altro sconfigge la malattia e la morte, perché i libri sopravvivono ai loro autori. Allora scrivere un libro vuol dire sopravvivere e quindi guadagnarsi l'immortalità letteraria. Questa metamorfosi, che è la più importante del romanzo, avviene attraverso il nutrimento principale che sono i libri. L'autore scrive circa la sua identità. Chi sei? Lo dicono i libri che hai letto, c'è tutto il tuo percorso per chi lo sa vedere. Solo che per conoscerti quale sei, chi guarda dovrebbe aver letto gli stessi libri, aver fatto lo stesso percorso, uno più lungo, e quindi essere simile a te. Il romanzo infatti è costituito da tutti i libri che G ha interiorizzato e ha letto nel corso del tempo, e questi libri occupano veramente una gran parte del romanzo. Si vedono comparire 3 librerie, sono quella del nonno, quella del padre e la sua compare alla fine del romanzo. Il romanzo è costellato di citazioni, ogni capitolo si apre con una citazione, ci sono citazioni esplicite, citazioni occulte, e tanto per far capire a chi non ha letto ancora il romanzo, il protagonista racconta che negli anni liceali aveva già letto quasi tutto Shakespeare, Mopassant, Balzac, Flaubert, Dostoevskij, Tolstoy, Chekhov, Kafka, e si era proposto di esplorare la letteratura asiatica e africana. Di fatto, tra questo proposito si vede perché poi la cultura e la filosofia orientale sono molto citati. Quindi la metamorfosi di scrittore, quest'ultima metamorfosi anche diciamo, ci presenta il suo autore, perché la metamorfosi di scrittore è ancorata in questo libro nella polemica che è contenuta nel romanzo contro il paradigma biomedico, che appunto vuole che la malattia si configuri semplicemente come una realtà che si riflette nell'organismo. Quindi da questo punto di vista la malattia è un organismo che viene trattato come macchina da aggiustare, invece per G è per il paradigma antropologico, è il racconto del malato. Il medico deve ascoltare un vissuto, non può diciamo soltanto diagnosticare una malattia. Qui ci sarebbe un lungo discorso da fare che non faccio perché siamo in ritardo, però questo romanzo va anche letto come il racconto di un malato e che diventa quindi una narrazione che ha un valore estetico. Allora, che cosa vuol dire? Perché è importante ascoltare il racconto di un malato? È importante perché la malattia non è soltanto fisiologica, perché per esempio G all'interno di questo romanzo individua delle cause che non sono fisiologiche, a cui attribuisce appunto l'origine del suo male, e per esempio sono fondamentalmente l'autolesionismo e l'autodisciplina. Vi leggo soltanto un passo. Scrive: G era disumano con se stesso più che con gli altri, non li considerava abbastanza da aspettarsi che gli fossero pari in capacità autodistruttiva. Il dovere verso l'alta opinione che aveva di se stesso veniva prima di tutto, e abituato a farsi del male per ottenere i suoi obiettivi. Studiava giorno e notte, indifferente ai danni fisici che si procurava. Nel corso dei 4 anni di università, già magro di partenza, aveva perso 10 kg. Quindi queste Queste due cause, l'autolesionismo, l'autodisciplina, vengono configurate all'interno del romanzo come qualcosa che hanno un prezzo da pagare, che si traducono appunto in malattia, e per questo è importante il racconto del malato. Chiudo dicendo che appunto il romanzo è pregevole anche dal punto di vista narratologico e stilistico, perché lo scrittore rinuncia a gestire in toto la narrazione e fa convivere la sua voce e il suo punto di vista con altre voci e altri punti di vista. Infatti il romanzo, noi sentiamo la voce del protagonista nei primi due capitoli, che parla in prima persona, e riprende la voce a chiudere il cerchio soltanto nell'ultimo capitolo, parlando in seconda persona, perché da persona che ha appena scoperto di avere una malattia, alla fine del romanzo diventa una cosa e quindi si esprime con il tu. Lo stile che è kafkiano, cioè uno stile conciso, essenziale, è impreziosito dall'impiego di linguaggi settoriali. Noi sentiamo l'impiego del lessico giuridico, medico, politico, bellico, economico e così via, e mi piace, cioè mi è sembrato che assecondasse veramente il movimento del mare. Il mare è molto presente nel romanzo, io avevo segnato un po' tutti i passi, e quindi il narratore lo potremmo, diciamo, definire il baleniere letterato di Moby Dick, cioè Ismaele. Lo stile appunto asseconda i movimenti del mare con l'innalzamento e l'abbassamento, cioè si alza a livello di sintassi ma anche di retorica, e si abbassa al registro colloquiale, quindi anche in questo è molto bello. Grazie. Bene, grazie Monica. Parlato di più metamorfosi, diciamo che probabilmente in questo periodo stiamo assistendo ad una metamorfosi della legislazione italiana, o un'opera direttamente del legislatore, non difficile, ma probabilmente con l'intervento della Corte Costituzionale. A questo proposito passerei la parola a Marco Marchese, del direttivo nazionale dell'Associazione Certi Diritti, che si è occupato della raccolta delle firme su questo tema, per alcune modifiche su questo tema, in questo viaggio verso la libertà, come Monica ha definito il libro di G. Prego. Grazie. Beh, come si è potuto vedere, il principio di autodeterminazione, i principi di autodeterminazione, di laicità in questo paese fanno ancora molta fatica a venire fuori, ad essere affermati. E non uso, diciamo, un termine a caso, utilizzo proprio fatica, poi dopo capirete fra un paio di minuti perché. E come associazione radicale Certi Diritti noi abbiamo affiancato molto spesso uno dei nomi che è stato un po' il protagonista di questo incontro, che è Marco Cappato. Marco Cappato, giova ricordarlo, è il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, che è un'associazione che da diversi anni si occupa dei diritti civili in Italia, conduce tante iniziative politiche. A me non piace chiamarle battaglie perché forse è un po' troppo banale, e queste iniziative naturalmente sui diritti civili hanno spaziato lunghe d'arco, fra cui quella sull'eutanasia e sul testamento biologico. Giova ricordare anche che Marco Cappato è quasi sempre affiancato da Mina Welby, che è stato anche nella Lex Magistralis citato il caso di Pier Giorgio Welby, e Mina Welby ha preso il testimone del marito nonostante l'età, insieme a Marco Cappato, tecnicamente rischia la galera. Per che cosa? Per affermare questi principi attraverso una strategia che è la strategia della disobbedienza civile. Quindi io so che il codice penale proibisce una determinata condotta, però affronto il codice civile attraverso una disobbedienza civile, appunto attraverso la disobbedienza, per affermare quel principio. Vedete, il problema poi è abbastanza semplice, no? Perché se noi parliamo di testamento biologico, se parliamo di eutanasia, se parliamo per esempio della vicenda della legge 40 sulla facoltà, i diritti civili in genere, no? Abbiamo una dicotomia nel nostro paese, un distacco fra quello che è la politica, per cui il legislatore, e le persone comuni. Quante volte sono state promulgate delle leggi e le famose invasioni di cavallette non sono arrivate, le famiglie non si sono distrutte, i terremoti non si sono verificati, perché poi si arriva addirittura a questo, no? Cioè, non lo so, una delle ultime leggi, la legge sulle unioni civili, qualcuno insomma ha detto che insomma, il terremoto dell'Abruzzo, quello che poi si è verificato, cioè, era colpa delle persone. Voglio dire, delle persone gay, perché questa condotta è altamente immorale, quella legge non si doveva fare, quindi non è successo niente di tutto questo. La politica sta indietro, perché poi invece le persone comuni, voglio dire, nel nostro paese sono molto più avanti, accettano di buon grado e si è quasi formata anche una maggioranza proprio sul tema del fine vita e sul tema dell'eutanasia. Basta poco, e adesso vi spiego che cos'è poi dopo la famosa fatica. Basta che si raggiunge una massa critica, qui il gioco più importante lo fa l'informazione, perché è quello che domina poi dopo questi temi. Se si raggiunge una certa massa critica attraverso l'informazione, poi dopo le cose si riescono a fare. Se invece non si raggiunge questo scopo, infatti, i ebrei e i cattolici stanno realizzando per non farlo. A certe cose non si riescono a fare. E io voglio spiegare un po' della fatica che c'è dietro, perché Cappato, questo moderno eroe, e in una società come quella italiana gli eroi non dovrebbero essere necessari in realtà, è uno degli animatori, ad esempio, insieme all'Associazione Radicale Certi Diritti, della raccolta di film per la proposta di legge di iniziativa popolare, precedentemente sul testamento biologico e successivamente appunto sul fine vita e sull'eutanasia. Ma la fatica, voglio dire, qual è? La fatica è che devi scrivere il testo, che lo devi scrivere in un certo modo, poi lo devi depositare naturalmente in Cassazione. Poi devi fare attenzione ai moduli, perché se non sono conformi rischi che poi te l'annullano tutti. I moduli, prima di raccogliere la prima firma, te li devi andare a vidimare in corte d'appello, in un tribunale oppure presso la segreteria comunale. Poi comincia la raccolta, ma attenzione, non è che puoi aprire un tavolo e raccogliere firme così, hai bisogno di un autenticatore e gli autenticatori non si trovano per caso per strada, ma sono determinate figure. Le figure più numerose per autenticare le firme quando tu vuoi promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare sono i consiglieri comunali, ma i consiglieri comunali sono dei politici, quindi o ce l'hai dalla tua parte oppure quelli lì non ci vengono nemmeno a morire, voglio dire, a farti il servizio che dovrebbero rendere invece di autentica della firma. Ma non è finito qui, perché dopo la raccolta delle firme, le firme vanno certificate. Oggi, solo recentemente, una piccola modifica ai regolamenti permette alle Camere di accettare le PEC da parte dei comuni. Però quando si è raccolta le firme per il testamento biologico si è dovuto fare il giro di tutte le segreterie comunali dove erano residenti tutte le persone che hanno firmato per andare a recuperare un pezzetto di carta che si chiama certificato di iscrizione alle liste elettorali, perché si doveva certificare con i 21 diritti politici, ok? Con tutta la tecnologia che c'è oggi. Poi non finisce qui, perché naturalmente tu la proposta di legge la depositi in Parlamento. Su 262 proposte di legge, soltanto 3 hanno visto la luce in questo paese negli ultimi 40 anni, soltanto 3. Poi, naturalmente dopo il deposito o grazie nella passata legislatura ad una modifica dei regolamenti del Senato, si è arrivati al principio secondo cui nel momento in cui viene depositata in Senato una proposta di legge di iniziativa popolare, questa deve essere, l'iter di discussione nelle commissioni deve essere concluso entro 3 mesi. Però attenzione, noi siamo in un sistema di bicameralismo, alla Camera no. Quindi, ammesso che una proposta di legge superi poi il vaglio della Commissione del Senato, dell'Aula, quindi non si sa quello che ci arriva alla fine, poi dopo si ricomincia da capo, Commissione e Aula, naturalmente nell'altro ramo del Parlamento. Ecco perché è veramente una fatica. Io ho una domanda, vale la pena tutto questo? Dal punto di vista tecnico no, no, proprio dal punto di vista tecnico è veramente una missione impossibile. Dal punto di vista del cuore sì, perché i diritti civili sono qualcosa di più importante di quanto noi possiamo pensare, forse perché quasi molti, non dico quasi tutti, ma molti in questo paese noi ce l'abbiamo e allora non ci si pensa quando si hanno le cose, no? Però vale la pena, ma per fare tutto questo bisogna essere degli eroi, no, è sciagurato quel paese che ha bisogno degli eroi, però tutti possono fare una cosa, allora possono ad esempio finanziare, possono per esempio iscriversi, possono dare una mano quando ci sono ad esempio le raccolte firme, queste imprese impossibili. Ognuno di noi può diventare un piccolo influencer, perché ognuno di noi oggi, grazie a strumenti di uso ormai diventati quotidiani, possiamo scrivere per esempio una lettera al nostro parlamentare che c'è più vicino, al gruppo di parlamentari che c'è più vicino, possiamo stimolare dibattiti come questi nelle università, possiamo scrivere ai nostri giornalisti preferiti o a quelli antipatici per dire: io vorrei che tu trattassi questo argomento, perché è l'unico modo per dare voce e spazio a questi temi e fare in modo che abbiano delle chance affinché possano diventare legge. Gli ultimi 10 secondi li dedico al libro. Leggere un libro è una cosa estremamente importante oggi. In un'università figuriamoci, però attenzione. Se una persona nella propria vita, cioè vale a dire in 50 anni di vita, avesse il tempo, la capacità di leggere 3 libri a settimana, il numero comunque di libri che potrebbe leggere nell'arco della propria vita è così limitato che si resta sconfortati rispetto, voglio dire, allo scibile umano, a quello che viene prodotto. Questo secondo me vale la pena per 2 ragioni. Uno, vi fa capire questi principi di laicità, questi principi di determinazione quanto sono importanti, e dall'altra parte non occupa nemmeno molto spazio, perché siccome il libro è veramente travolgente, io vi consiglio una cosa: leggetelo alle 8 di sera, l'ho finito alle 2 di notte. Vi ringrazio. Grazie. Rapidamente, che abbiamo oscurato evidentemente le previsioni del tempo a disposizione, e passo la parola al dottor Giovanni Di Copra, che per molti anni è stato direttore dell'unità di terapia del dolore dell'istituto di ricerca INRCA di Cosenza. Lui ci potrà dare forse l'esperienza più diretta di chi ha vissuto realmente queste vicende molto dolorose, forse ci potrà parlare anche delle forme cosiddetta eutanasia indiretta collegate appunto alla terapia del dolore, cioè l'anticipazione del momento esiziale in ragione di una terapia che serve diciamo, ad alleviare il dolore. Così forse un argomento importante è quello dell'obiezione di coscienza dei medici, perché il problema anche importante secondo me nel momento in cui si disciplinerà eventualmente sarà la posizione dei medici, se si riconosce l'obiezione di coscienza come è avvenuto, come avviene in tema di aborto, è possibile che la normativa potrà impatto, di portata, di efficacia, di contenuto. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Io vorrei iniziare con la lettura di un brano, permettete, con una mezza pagina. Il compito del medico non è solo quello di ristabilire la salute, ma anche quello di calmare i dolori e le sofferenze legate alle malattie. E questo non solo perché questo allenamento del dolore è considerato un sintomo pericoloso, contribuisce alla guarigione e conduce alla convalescenza, ma inoltre per poter procurare al malato, quando non c'è più speranza, una morte dolce e tranquilla. Questa eutanasia è una parte non trascurabile della felicità. Ma nel nostro tempo sembra che i medici ritengano loro dovere abbandonare i malati a un momento della fine. Contrariamente alla mia opinione, se essi fossero zelanti nella degna del proprio dovere e di conseguenza rispettassero i propri doveri, nonché le esigenze della propria professione, non risparmierebbero nessuna cura per aiutare gli agonizzanti ad uscire da questo mondo con maggiore dolcezza e facilità. Ora questa ricerca la qualifichiamo ricerca sull'eutanasia esteriore, che distinguiamo dall'altra eutanasia che si riferisce alla preparazione dell'anima e che puniamo dalle nostre raccomandazioni. Credo che qualcuno abbia riconosciuto l'autore di questo brano, o no? Beh, è del 1605, Francis Bacon, Francesco Bacone se volete. Da allora ad oggi non è cambiato quasi nulla. Sono 404 anni che noi medici siamo soli di fronte a queste gravissime problematiche. Io sono anestesista rianimatore, cioè sono quello che ha usufruito di quella che è stata la crescita nel 1952 per 2 anni, ma questo naturalmente l'ho imparato dopo. In Danimarca ci fu un'epidemia del poliomielite spaventosa, i bambini andavano in insufficienza respiratoria per strada e nei licei danesi si insegnava a usare quello che si chiama pallone ambu, che non è un autore, come spiegavo ai ragazzi della Croce Rossa, incarico che mi fu chiesto di proseguire dal padre dell'autore del libro. Il pallone ambu vuol dire Elimix in unit. Quel pallone che vedete, che sembra un pallone da rugby con la maschera che vedete nei film in TV, no? Serve per aiutare in quelle fasi in cui la respirazione non è più sufficiente, era un certo Bjorn Nielsen. Da questo si passa alla terapia intensiva. Nel 1959 2 neurologi, non faccio la storia, spiego subito, ma la regolano, inventano i respiratori automatici e viene fuori dalla rianimazione dei gravissimi traumi per malattie neurologiche, ictus e emorragia, vengono fuori quelli che loro definirono, pensate un po', la prima volta che l'ho letto ho avuto i brividi, il mostro della rianimazione. Il paziente è morto ma attaccato ad un respiratore, c'è il cuore battente ma non c'era nulla. E in questo ci sarebbe necessario poi fare formazioni, vi prego di credermi. Non voglio offendere colleghi o altro, ma mi è capitato nei corsi, anche nei master universitari, di vedere colleghi, ma questo non è una colpa, che non sanno la differenza tra stato vegetativo permanente e persistente. Pochissimi sanno cosa vuol dire l'Hacklin syndrome. Che cosa vuol dire? Vuol dire persone che hanno una perfetta integrità corticale ma sono totalmente paralizzati, cioè persone che sentono, percepiscono, soffrono, hanno il cervello integro, ma non sono capaci di muovere neanche un ciglio. E che sembrano dire stacchiamo, facciamo, eccetera. Non è il contrario da parte mia, mi pronuncio subito, io sono cattolico. Però una posizione estremamente differente, molto vicina a quella del mitono accuso. Non so se qualcuno di voi conosce questo teologo. Ha avuto la laurea in honoris causa in questa università. Ah, sì, e purtroppo l'ho saputo dopo. In giurisprudenza. Beh, io dico che Noi stiamo assistendo ad una, da quegli anni, ad una metamorfosi della medicina. Quando ho iniziato a fare il medico non c'era l'ecografo, non esistevano. Oggi siamo capaci, con la risonanza magnetica funzionale, di chiedere ad un paziente sotto quella macchina: pensa ad una pera, si accende una parte del lobo temporale, oppure stai sentendo dolore, si accende un'altra parte, oppure siamo capaci, in caso di dubbio, di sindrome o di stato vegetativo o di vatequini, di fare uno studio dei flussi o una risonanza particolare che ci dice: attenzione, questo paziente è vivo. Allora, tutto questo porta però ad una metamorfosi negativa. Ho utilizzato le fasi della metamorfosi del libro di G. Purtroppo il contatto, la vita medico-paziente, cioè la figura dello zio di mio padre che faceva il medico condotto, che sapeva tutto di tutto dei suoi assistiti in un paese della cerchiava di Calabria, bellissimo tra l'altro. Oggi difficilmente il medico di famiglia conosce bene la famiglia che assiste. La burocrazia e i budget dicono che deve stare dagli 8 ai 10 minuti di assistenza, ci sono medici in sala, è vero Roberto? Abbiamo, hanno dei budget limitati, per cui se chiedono un esame che ritengono necessario ci pensano due volte, da una parte e dall'altra. La metamorfosi è quella di chiedere: esame che non posso, che cosa hanno visto, hanno fatto questo e fatti quello, senza la visita. Cioè c'è un distacco. Questo distacco, questa perdita del contatto medico-paziente vuol dire voltare le spalle quando il paziente dice: sto male, sto morendo, ho dolore, non voglio più vivere, aiutami. Perché nella mia esperienza erano fondamentalmente le tipologie di richieste. Quella dei parenti, dei familiari, degli amici, perché non staccate il respiratore, perché non fate qualcosa per porre fine alla sua esistenza. L'altra era quella del paziente: aiutami, aiutatemi, che cosa possiamo fare? L'altra tipologia era quella: io desidero smettere di vivere. Questa non è vita. Non è più diritto alla vita, ma è un dovere di vivere che io non intendo più avere. E questo dono non è più un dono bello, è diventato un dono che fa male. Da cattolico dico, nella prima stazione del Via Crucis, in Luca, il Vangelo di Luca, dice: Gesù dice sull'orto del Getsemani: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Ma sapeva benissimo che non poteva essere allontanato. Allora perché io cattolico, io medico, devo dire a un paziente: no, questo calice lo devi bere? Molti di voi sapranno bene che sono state effettuate tante ricerche statistiche in anonimato, che tanti colleghi praticano un'eutanasia facilitatoria, attiva o pseudotale, su molti pazienti in fasi avanzate e terminali di malattia. Terminale non mi piace sentirlo, è così, è preferibile il linguaggio dire avanzata, perché spesso i pazienti avvertono questo aggettivo e capiscono cosa vuol dire. Beh, in queste fasi bisogna che, e questo lo dice Vito Mancuso, ma non so se forse la professoressa ha letto l'anno scorso a novembre la lettera che Papa Bergoglio mandò alla conferenza episcopale, in cui tra le righe delle ultime parole: qui bisogna aprire un discorso approfondito anche con gli altri, anche con chi la pensa diversamente, perché non è più possibile assistere a questa situazione, a questo voltare le spalle, a questo adesso cercavo di rispondere a quelle brevi domande senza voltarmi troppo. Abbiamo accennato alla sedazione palliativa. La sedazione palliativa è una terapia che noi abbiamo nel nostro armamentario tecnico da sempre, legalmente dalla legge 38/2010, che è quella che parla della cosiddetta terapia del dolore, cure palliative. Tra l'altro approfitto della presenza di illustri rappresentanti del mondo giuridico. termine terapia del dolore è un termine sbagliato. Sono stati costretti i legislatori a utilizzarlo per non creare confusione e interferenze con leggi preesistenti. In effetti il medico oncologo, cosiddetto medico del dolore, è quello che fa diagnosi e terapie. Il terapista è quello il quale segue delle terapie. Scusatemi l'inciso, non ho approfittato della vostra. Beh, questa legge purtroppo ancora in Italia non ha trovato pieno riscontro. Se andate a leggere anche uno delle combinazioni oggi, Roberto Barasci mi ha portato questa che è la prima rilevazione generale in Italia su tutti, sulla terapia del dolore, sull'applicazione. Beh, io vi chiedo, è capitato a qualcuno di voi avere parenti in fasi oncologiche avanzate e avere bisogno di assistenza domiciliare? Sì? Con quale esperienza? Negativa, dannata o no? Bravo, ecco, dipende dalle regioni, ma anche addirittura nelle stesse regioni ci sono delle macchie, però è così, purtroppo è così. Quali erano le domande del professor Caterini? Una? Non domande, diciamo in diretta, sull'obiezione di coscienza. Beh, sull'obiezione non saprei rispondere perché credo che sia un problema più legale, più giuridico che mio. Beh, io mi confesso che l'ho fatto, io ho aiutato persone, ho aiutato persone che dopo un lungo colloquio e da soli, e questa è la cosa che veramente mi lascia interdetto, tuttora i medici sono soli. E anzi, lo dico così, so che non avrà seguito o non potrà averne, perché nella legislazione, professoressa Risicato, che prevede i trattamenti, sapete che c'è una commissione e che i tempi di osservazione del donatore, io ricordo il primo espianto, quando Cosentino non aveva ancora la possibilità di effettuarli, e mi ricordo la mano del padre dello scrittore che tremando mi passò la siringa col colore di potassio, perché quando si fa il prelievo degli organi il cuore deve essere battente. Uscì dalla sala operatoria e i due sensori del vecchio ospedale, c'era l'equipe che correva verso l'aereo per andare a fare i trapianti a Roma, e la salma della donatrice, una contadina delle campagne di Rose. Quel marito venne a dirmi una mattina col cappello in mano: dottore, mi sono ricordato che mia moglie una sera a cena mi disse, se mi capita una cosa del genere io voglio dare gli organi. Questa era una direttiva anticipata. Beh, i familiari seguivano l'equipe medica, perché lì c'era lei, viva, la salma andò da sola all'obitorio. Per fare questo allora ci volevano 24 ore, oggi ce ne vogliono 6 ore di esame. Perché non ci deve essere una commissione che giudichi o che aiuti a scegliere il medico e il paziente, composto da uno psichiatra, un medico legale, un anestesista e un medico della specialità? Perché quando si pensa a queste fasi dice malattia oncologica, malattia neurologica, l'interruzione di dialisi che in Inghilterra si sta proponendo per gli ultra 65enni che non possono pagare, e altre cose, altre malattie infettive, polmonari, cardiache, che possono portare tutta a una fase avanzata. Beh, questa equipe potrebbe aiutare nella scelta, potrebbe anche indicare le modalità e far sì che la sedazione, che tra l'altro presenta delle modalità diverse, può essere interrotta, può essere continuativa, può essere profonda, può essere a trattamenti. Io in cartello ho scritto che nelle varie situazioni in cui, avendo posti letto di terapia del dolore, ricoveravo questi pazienti, anzi permettetemi uno scuoto, effettuavamo anche impianti midolari contro il dolore. Venne il commissario straordinario dell'INRCA di Roma e mi disse che si era informato su queste metodiche che applicavamo, ma che costavano troppo, bisognava dire ai pazienti di andare a fare altrove perché costavano, quindi non si potevano fare. Chiuso questa parentesi, la sedazione veniva effettuata dopo aver anche ottemperato le richieste del paziente di avere un colloquio col sacerdote, con i familiari, sapendo, ma non erano quelle cose sottratute, anche di ipocrisia, se vogliamo, queste ipocrisie devono smettere. Bisogna assolutamente che queste cose abbiano una legislazione. Io spero veramente che a settembre questo percorso lo produrrò. Credo veramente che, conoscendo un po' l'Italia e tutto quello che sta succedendo, non ho grandi speranze. Ecco perché sono grato a chi stasera mi ha invitato in questo processo illustre e soprattutto l'occasione di parlare di questo libro che anch'io ho avuto un po' e che mi leggerò per capirlo ancora meglio. Ma credo che purtroppo continueremo ad essere soli e che io non lavoro più, ma io credo che i miei colleghi e le mie colleghe continueranno a fare quello che stiamo facendo. Era una cosa orribile, farlo di nascosto, farlo senza avere, rischiando anche di proprio. Quando io ho iniziato a Cosenza, forse sono stato il primo a somministrare piaggi nella terapia d'ore, che dissero che io creavo tossicodipendenti nei pazienti di base avanzata di malattia. Lei è un pazzo perché crea dei tossicodipendenti. E i colleghi medici di famiglia mi dicevano, non solo con tutti, ma gran parte di loro mi diceva, ma lo sai che poi ci vorranno dosi sempre più alte, quando oggi fortunatamente la legge 38 prevede l'utilizzo di piagge anche in malattie degenerative non esiziali. Vi ringrazio, vi chiedo scusa se gli scopi sono stati. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa, qualche intervento, qualche domanda? Altrimenti io chiuderei qui questo incontro. Credo che sia stata un'occasione molto proficua, molto interdisciplinare. C'è qualcuno, no? E ruotate intorno a questo libro che ci ha dato questa occasione di parlare di un tema sotto diversi profili. Io ringrazio di nuovo appunto Lucia Risicato e tutti gli altri relatori che sono intervenuti, e con la speranza e l'auspicio che in qualche modo il legislatore ponga rimedio a questa lacuna almeno normativa per disciplinare queste situazioni in base delle quali appunto il dottore ci ha fatto capire che i medici sono sostanzialmente lasciati soli, le scelte ricadono esclusivamente sulle loro responsabilità. Va bene, vi ringrazio e buonasera di nuovo.